New York. Chi l'avrebbe mai immaginato che un giorno sarei arrivato a New York? Mi sembra di esserci nato io qui. Questi posti, la gente, tutto, non lo so, mi è così familiare. E queste facce? Ma io vi conosco, ma sì, voi siete i Jefferson, i Robinson, Tenente Colombo, Magnum P.I., i Chips, vi conosco tutti, sono cresciuto con voi. Mettiamo te, questo fatto mettere quattro frecce e se ne vanno, poi Napoli porta la nominata, capì? Un momento, torni lì, che paura. No, pensavo che era caro tenuto. È un mio alunno. Caro tenuto, non lo sopporto. È un galeotto, altro che. Sì, ma adesso non ci voglio pensare a caro tenuto. Mo stungo a New York. E chi se ne fotti, caro tenuto? Vabbè, va, a questo punto vado a dormire. Domani è una giornata dura, molto dura. Sto in America, quando un sogno è appena finito e uno è appena cominciato. Buonanotte. Salsicce e broccoletti. No, Caterina, non me lo dire proprio quello che hai mangiato, perché lì saranno pure le 3 del pomeriggio, ma qua sono le 9 di mattina. E ancora devo fare colazione. Senti, ma com'è il tempo in Italia? Ah, è brutto, mi dispiace assai. Qua invece stanno facendo delle giornate bellissime. Senti, e le colleghe in ufficio stanno morendo d'invidia, sì? Chiedono. E tu diglielo che io ho avuto un'eredità dallo zio d'America, a cui si schiattano proprio. No, ma che dimesso, no? Mio fratello si è messo in aspettativa. No, Caterina, non glielo faccio lasciare il posto a scuola, non esiste proprio. Finito qua deve tornare a fare il maestro elementare. Si torna a casa. Buongiorno. Chi è? Ah, grazie, la colazione, appoggi pure, sì. Caterina, te l'ho detto, sono le 9 di mattina, sì. No, là no. Caterina, c'è il fuso orario. Ci sono 6 ore di differenza, hai capito, Fazzi? No. Gli americani? Guarda, sono come li vediamo nei film. Ma tu che film ti vedi, Caterina? Sex Acid, sì. No, là no. Gli uomini, che ne so come sono fatti, li vedo solo vestiti, qua. Come si vestono? Casual. A mattina casualmente arrabbano l'armadio e quello che ci sta, quello si mettono. Una schifezza. E se non gli dai la mancia non se ne vanno. Caterina, per piacere, mo ti devo lasciare, c'ho il caffè che si fredda. Brava, telefonami tu domani, tanto non lo paghi tu il telefono. Ciao, tante belle cose, ciao. È la mia amica, è in ufficio a fare lo straordinario. Le telefonate straordinarie. Vada pure. Il telefono, vada pure, vada, arrivederci. Grazie assai, vada pure, vada. Hello? Yes? Chi è? Sì, qui è il re di Mergellina. No, il signor Montemarano è ancora in camera. Chi devo dire che l'ha cercato? Angelo Cicero? Sì. Per motivi di lavoro. Ah, chiama lei più tardi. Va bene, arrivederci. Ma che... Questo sta sempre qua. Ah, sì, ho capito che cosa vuole lei. Un attimo solo, ecco qua. 50 centesimi per lei. E dica a mister Colella che più tardi passa a pagare il conto del bar. Vada pure, arrivederci. Vedrà, ci sono ancora tante ordinazioni da fare. Quando e dopo gli do il resto della mancia. Veramente mi dovrebbe altri $5.
fa $5.50. Mamma mia, com'è cara la vita qua. $5.50 per una commissione. E la colazione quanto costa? $5.50. Ah, $11 tutto? No, non c'è nessuna commissione. La colazione costa $5.50. Vuole sapere come lo so? Ho pagato io. Ha pagato lei? Sì, ho pagato io, perché prima è arrivato il ragazzo del bar. Allora io gli ho chiesto di lasciarmi il vassoio. E lui mi ha detto, prima paghi e poi ti lascio il vassoio. E così ho pagato. Ma allora lei non è il ragazzo del bar? No. Mi deve scusare, sono veramente mortificata di questo equivoco che si è verificato. È la sua? Sono confusa. Ah, giustamente pure i $5 sei suoi, ha anticipato lei. È stato veramente gentilissimo. Io sono Teresa Montemarano. Oh, molto piacere. Carità, metta a posto i soldi a finire carona e me piglia. Molto piacere, sono Lucio Carmellini. Molto lieta. Ecco, io dovrei incontrare il signor Biagio Montemarano. È mio fratello. Per un posto di lavoro. Lavoro? Mio fratello sta dormendo, tornate più tardi. Oh, guardi, io posso aspettare, mi metto qua, sì, non c'è problema. Sì, ma mio fratello si sveglia molto tardi la mattina. È meglio che tornate fra una quindicina di giorni. No, no, ma come... Io ho un appuntamento con suo fratello. Stamattina? Ho un appuntamento questa mattina alle 9. Infatti sono qua fuori dalle 7. Poteva venire ieri sera, si coricava insieme a noi. Beh, allora facciamo una bella cosa, guardi. Lei faccia colazione. Posso fare colazione? Prego, prego, faccia colazione. Grazie, mi raccomando, grazie. Faccia una buona colazione. Bravo. Io aspetto qua fuori, va bene? Sì, ecco. Sidona, vai, faccia buona colazione. Sì. Io sono qua fuori che aspetto, Sì, signore. Va bene? Non mi muovo da qui. T'ha vista muovere. Oh. Pom 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 pare che fa così, ma non me lo ricordo più. È fornuto l'inno? Sì. A Calabandiere, viene a fare colazione. Ah, spiritosa tu, un altro poco di pazienza e poi la colazione la mattina faccio in camera. Uè! Io in questo paese di pazzi non ci voglio restare, è chiaro? Ma che c'è? Ti sei svegliata storta stamattina, sì? Ma tu lo sai che ho dovuto pagare in anticipo un conto al bar di $5.50? È chiaro, perché sei abituata male, cara mia. Qua non stai a casa tua, Don Salvato, poi passo e pago. No, no. Qui prima paghi e poi passi, hai capito? Beviti il caffè che si fredda. È già freddo. Però è buono, è buono! Questo è caffè americano, capisci tu? Proprio la cucina americana che è buona. Fredda, calda, è sempre buona. Bevi, bevi. E tu non bevi? Ognuno si beve il suo, hai capito? È buono! Lele! Ne vuoi ancora? No, se lo prendo a quest'ora poi non dormo più, hai capito? E tu mo ti sei svegliato? E appunto, mi sono svegliato, ma non voglio dormire più, ma devo dar conto a te, sì? Ah! Ho capito, quando è oggi compro la macchinetta e ce lo facciamo a casa il caffè. E Carla, compra la macchinetta, sei prevenuto, non c'è niente da fare. Quando si va nei paesi che non si conoscono, bisogna assaggiare la cucina del posto. No, come hai fatto tu, che pur di fare lo spaghetto a vongole, queste cose napoletane, oleografiche, o spaghetto a vongole, ci mancava solo di mettere un vestito di pulcinello, o mandolino sotto il braccio, mezzo chilo di pomodoro, uè, 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 mezzo chilo di maccheroni, uè, uè, uè. Ma come? Si è andato a cercare le vongole e i pomodorini del Vesuvio a New York. Ma che c'è sto Vesuvio a New York? Che c'entra? I pomodorini li fanno venire dall'Italia. Sì, ma dobbiamo sempre ringraziare l'America che ce l'ha fatti conoscere. Se non c'era la scoperta di Cristoforo Colombo, quando te mangiavi pomodoro tu? Ma perché Cristoforo Colombo ha scoperto la pomarola? No, è zucchine. Ma sei scema! Cristoforo Colombo scoprì l'America. In America trovò i pomodori. Li raccolse e li portò in Italia. No, prima li mise le bottiglie, fece bottiglie di pomodoro a passata a pacchetti. Ma come già fa questa film? Io non lo so. Prendimi in giro. Intanto tu sei il primo che ti vuoi mangiare lo spaghetto a vongola. Non è vero, preferisco l'old dog. E io che per farti contento ho attraversato il ponte di gomma. Che è sto ponte di gomma?
Ho punto che sta in coppa e gomma. Broccolin! Si chiama il ponte di Broccolin! Guardate, il ponte che sta sulle gomme! Non lo dire, fa una brutta figura, eh? Lo vedi? Lo vedi? Tu sei troppo scema! Cambiare aria ti farebbe crescere. Stai a sentire una volta ogni tanto a tuo fratello, sì? Stat gusta capa. Intanto, mentre tu fai il turista in giro, io ho già parlato con lo studio Teddy Preston Sona. Sona? E che sono un tamburo, Sona? San significa figli, Teddy Preston e figli. Si scrive son, ma si legge san. Come ragazza, si scrive girl, ma si legge girl. Ragazzo, si scrive boy, ma si legge boy. Boy basta, troppi esempi stanno facendo qua, eh? Senti, chi è questo Teddy Preston? È il corrispondente a New York dell'avvocato Passaro. Ecco qua, ci sono alcune formalità da espletare. Bisogna presentare una dichiarazione a firma congiunta per l'accettazione dell'eredità. Ha detto l'avvocato, voi firmate? Firmiamo. Oltre a questo locale, non risulta che zio Johnny possedesse altro in vita. Questa è la misura, vedi Biagio, questa qua. Voi l'avete visto? Beh, sì. Fammi vedere pure a me però, eh. Invece, con quest'altro atto, accettate di diventare eredi universali dello zio Johnny e proprietari del re di Mergellina. Accettate? T'accetta, accetta qua! Se non mi fai accertare, come faccio ad accettare? Mi ha guardato un poco strano l'avvocato, infatti mi sono impressionata. Gli ho chiesto: avvoca, ma non è così, te ne verrebbe. Ma che hai detto? E lui ti ha capito? Come no? Ha risposto no, quello parla italiano. Lui, e tu che lingua parli? Ha capito pure la parola irrebbe. Ma perché? Che c'è da capire la parola riebiti? Quando parli tu ci vorrebbero i sottotitoli, capiti? I sottotitoli! Dovevi dire i debiti, perché così si imbrogliano le lingue e si fanno gli errori. Fammi fare a me. Fammi fare a me, povero italiano, ma dove sei andata a scuola tu? Già ci sono un sacco di persone che se lo vogliono comprare il re di Mergellina. No. Sì, mi hanno offerto $400,000 uno sopra l'altro e ho detto no. Bravo. Un altro $450,000 ho detto no. No. Un altro $500,000 ho detto no. Sì. Hai detto sì. No, sì, ho detto no. Che hai detto? Perché non se la sentiva di comprarlo subito. Allora ho detto: sai che c'è di nuovo, io devo riflettere, lasciamo stare. Ti sei studata? No, guardatela là, ma dove è finita mia sorella? Quella ragazza tutta casa e chiesa. Guardati, sei diventata un'imprenditrice, una commerciante sei diventata. Biagio, oggi viene un altro a vederlo. $600,000. Io dico diamoglielo, anche se quello ci darebbero di più. Quello chi? Il ristorante! Ma no, non è quello, è questo! Questo! Come te lo devo dire? Questo indica la cosa e la persona vicina a chi parla. Codesto, lontano da chi parla ma vicino a chi ascolta. Quello, lontano da chi parla e lontano da chi ascolta. È chiaro adesso? Sì, ma questo, codesto è quello. Più di $600,000 non ce li danno. E io non li voglio perché signoranda non capisce niente. Capisce lui, oh professore. E parla tu. Ma non ci vuole molto a capire che con $600,000, 300 a me, 300 a te, con la svalutazione al cambio in euro, a massimo ci compriamo una casa abusiva senza condono edilizio. E allora? Non abbiamo speranze, Tere. Mettiamo i soldi in banca, sì. Guarda che sta succedendo nel mondo, la recessione, la crisi. Tempo un anno. E sul conto corrente non ce resti più niente. Veramente l'ha detto pure l'avvocato che in Italia non conviene. Lo vedi? Mi piace questo avvocato. Pure a me mi piace. Chiama bella. Mi ricorda tanto il mio primo fidanzato, Ubaldo. Te lo ricordi Ubaldo, Biagio? Ma io conosco sto Ubaldo. Come no? Teneva la concessionaria di automobili alla Riviera. Ma io conosco sto Ubaldo. Come no? Alto, alto, sei così. Non me lo ricordiamo sto Ubaldo. Teneva il neo gonfio qua che pilaco! Ma che schifo, viene da pona, ma chi è chi? Ma che vuoi da me? Tu hai avuto un sacco di fidanzati! Ma quello era il primo! E io faccio confusione con l'ordine d'arrivo, primo, secondo, non mi ricordo! Che schifo, viene da pona! Non fa niente! Meno male! Appena ti viene a mente me lo dici! Ma chi mi viene a me?
Ma chi mi deve venire a mettermi? I pondè che fa? Mi metto a pensare a Ubaldo. Con tutti i problemi che tengo qua, i pigli a pensare. Come si chiama chi? Ubaldo. Ubaldo. Ma che me ne fotta a me su Ubaldo? Ubaldo, lo vuoi capire? Il problema è un altro. Qua c'è una speculazione alle nostre spalle. No. E 9-10. Ma non penso proprio. L'avvocato Preston è una persona seria, preparata, conosce il mestiere. Sì, sì, come Ubaldo. Ci rimettesti pure i soldi che gli prestasti. Fallirono lui e il concessionario. Te lo sei ricordato? Non è vero, mi sono ricordato stu ne che la coppa, sta cosa schifosa obbrobriosa, che quando beveva e me la finiva in due bicchieri, lasciava la scia, sembrava gli occhi sciaro fatto bagnetto. Vogliamo fare la stessa cosa pure qua, sì? No, Teddy Preston è sposato. Meno male. Tiene pure due son. Due son? Che te ne ho tamburiato un beton. La cosa più importante adesso è decidere quello che dobbiamo fare. Teresa, io non lo voglio vendere il locale di zio Johnny. È che ci sono affezionato. Ma se non lo conosceva nemmeno a su zio Johnny buon'anima. Che ci sono affezionato all'idea. Ma facciamo gli idealisti. Oh, c'è un vincolo di sangue che ci lega e io non rinnego la stirpe. A discendenza di casa Savoia. Oh, siamo sempre i nipoti del re di Mergellina. Che teneva una bancarella a Mergellina. Ah. Vendeva taralli, sugni e pepe. È vero, ma dicono che erano taralli belli, concentrici, che a mandorla si squagliavano in mocca. Biagio, che ma ti rendi conto che noi stiamo rischiando grosso? Sì. Perché? Che stiamo rischiando? Biagio! Che ci sto? Non faccio la mia impressione. Guarda a me. E ti sto guardando, ma chi ci sta? Mi mette paura, Biagio. Chi è? Ma chi è? Chi ci sta? Ah, non mi ha toccato! C'ho un pelo incarnito qua, lo vedi? Se lo tocchi diventa un brufolo, si fa una cisti, ma già operà. Questo zio Johnny è una persona che noi non abbiamo mai conosciuto, capita, soratore? Io ho capito, sta femmina che mana! Ma vada mamma, a traducca! Lo so che non l'abbiamo mai conosciuto, zio Johnny. Io non sapevo neanche l'esistenza di zio Johnny. Oh, zio Johnny è lo zio di mamma! O zio e mamma? Sì! No! Zio Johnny era il fratello del padre di nostra madre! Ma avevano detto che era un sì e mamma. È il fratello del padre di nostro. Essendo sì e mamma! Tu hai fatto arrivare alla bascia, io sì e mamma! Ma guardate un po' se è possibile, guarda! È lo zio di mamma! Sì, ma ne abbiamo sentito parlare vagamente in famiglia che si era fatto una posizione in America. E allora? Biagio! Ma chi è? Ma dimmi chi ci sta? Io mi impressiono. Guarda mamma. Acisti! Acisti! Oh, ti sei fatta la puntina gialla. Come se l'era fatta sta posizione? Non lo so. So come mi ha fatto acisti cassotti a colpe ghie. Senti a me. Vendiamo tutto. Ci prendiamo i soldi e torniamo in Italia. Non lo dire neanche per scherzo. Non voglio tornare in Italia a fare il maestro elementare. Non li voglio vedere più quei banchi di scuola. I bambini che vanno avanti e indietro. Ce ne sta uno, Teresa, si chiama Caro Tenuto. Tu non sai chi è, Caro Tenuto. Ti ho mai parlato di lui? È giunto il momento che ti parli di Caro Tenuto. Egli non è un bambino. È un bandito. È alto 90 centimetri e largo 1,25 m. Quando parlo con Caro Tenuto ha già fatto girare largo, mi viene il dolore in dei cogli. Quello che si porta a scuola, Caro Tenuto, non hai idea. Gli altri bambini portano le pippe, il pane e ciocco. Lui è un manovale. Da un panierino piccolo, te mi credere, un panierino piccolo, tira fuori un palatone di pane esagerato. E io dico, com'è possibile che un palatone che sta posto riesce a stare in un panierino così piccolo? Ma che te ne è piegato su se stesso? Ma che gli ho filizzato un bagno indosso sto coso? Un palatone di pane pieno di cotolette, fritte e peperoni. Teresa, come si fa a mangiare cotolette, fritte e peperoni? Io solo morì a roba. Ma lui offre, fa il generoso. Pesso. Pesso è un assaggino, pesso. Pesso è un assaggino. Si tocca!
Vuole offrire il pane a me con quelle mani? Pesso. A me pesso. Che è sto pesso? Io mi chiamo professore con la R. Dove sta la R? Pesso, non mi dite niente, ma la mangiar. Hai capito? Purar si mangia. Dico io, dopo che ti sei mangiato un baladone, che stavolta purar ti ha mangiato. No, Teresa, io non la voglio fare più questa vita. Io non lo voglio vedere più a caro tenuto. Io non voglio andare più a scuola. E io invece non voglio stare qua. C'è un clima strano, io ho paura. Paura? Di chi? E di che cosa? È tutta bella gente. Zio Johnny era stimato. Hai visto quando ci incontrano per strada? Oh, il nipote di zio Johnny, un benefattore. Veramente io ho sentito protettore. Ma quando mai? Avrai sentito santo protettore. Ah sì? È chiaro, ci ha lasciato in un locale a Melbourne Street che soprattutto l'Italia, l'Italia se lo sognano solamente. E noi che facciamo? Lo svegliamo e ce ne andiamo? Sì. No, Teresa, lo capisci che questa è la nostra occasione? Non ti piace il nome? Lo cambiamo. Invece del re di Mergellina lo chiameremo il re. E visto che siamo in America lo chiameremo The King. The King Kong. E la scimmia Tarzan. Mannaccia miseria, mannaccia. Ok, mi stai costringendo, eh? Mettiamo che ti liquidi la tua parte. Mettiamo che ti dessi $300,000. Mettiamo che tu $300,000 non l'hai mai tenuto. Cazzi, che ho detto mettiamo, no? Arrema team, se non è team. Non può frigorifero, ma a te prometto. È un modo di dire. Con i locali, io riattiverò il locale, tranquillo. E con i guadagni io ti manderò i soldi fino a casa. Ogni 4 del mese ti arriverà il bonifico da me fatto. Devi stare tranquillo. E se le cose dovessero andare male, tu devi stare sempre tranquillo, perché ogni 4 del mese ti arriverà il bonifico. Anche se non dovessi farcela, non riuscire neanche a comprare un panino con un Stel. Non leva la bocca, ma tutto. Sì, il locale. Tu col locale mi mandi in mezzo a una strada. Anzi, ci andiamo a finire tutte e due in mezzo a una strada se non torniamo in Italia. Teresa, io voglio cambiare vita, come te lo devo far capire? E tu mi devi stare vicina, sei mia sorella. Come disse papà prima di morire. No. Ti ricordi, Bianca? Io non ci stavo, perché che disse? Disse, Teresa, tu devi stare vicina a tuo fratello. Lo vedi, lo disse pure papà. Ma che chi il Biagio? È fesso. Chi l'ha detto sta cosa? Papà. L'ha scritto pure in tuo testamento. Papà voleva dire che sono un buono, che sono una brava persona. No fesso come intendi tu, hai capito? E io gliel'ho promesso. Aceste! Gliel'hai promesso e mantieni la promessa, resta con me. Teresa, sai che ci metto io a arrabbiare questo locale così come sta? Io non ci metto niente. Nonostante zio Johnny è morto, questo locale è ancora vivo. Senti. Senti. Teresa, lo sto... Arrete a te! E te sta facendo fauta la capa! Io lo sento, tu lo senti? Io lo sento, lo senti? Lo senti? Io lo sento, lo senti? Io non sento proprio niente. Perché non vuoi sentire? Io voglio trasformare questo ristorante normale in un locale dove si ascolta musica. Dove si beve. Dove si balla. Thank you.
Hai capito quello che voglio fare io? Che vergogna. Perché credi? Io lo vendo questo locale. Ma come lo vendi? E tutta questa gente? Che faccio? Mando tutti a casa adesso? Biagio, non ci sta nessuno, è solo la tua fantasia. Sei bigotta. Questo sei. Sei una bigotta! Ah, a proposito, quello sta qua da stamattina. Agli aggettivi e pronomi dimostrativi, come te lo devo dire? Quello non stacca, sta là. Questo stacca. Mo sta là. Pure a me quello mo stacca, però mo sta là. Che sta facendo là? Ti sta aspettando a te. Ti sta aspettando a te? Ma come parli male? Lo senti che c'è due volte? Che cosa? Te! Me! Ti sta aspettando a te! A me no! Ti sta aspettando a te! Ma sei scema! Vai a studiare, capito? E io perdo il tempo a spiegargli le cose! Ignorante! Che vuole da me? Vuole un posto di lavoro. E mo me lo dici? Poi ha telefonato una certa Angelo Cicero, sempre per motivi di lavoro, dice che richiama più tardi. Puro Cicero a telefonare. Abbiamo aperto l'ufficio di collocamento stamattina. E secondo te sono cose che devo sapere così? Per caso le devo sapere? Guarda, me lo fa aspettare fuori. Quello potrebbe essere un mio dipendente. E tu già me lo irriti. Chissà che cosa sta pensando del suo datore di lavoro. Questi mi fanno aspettare fuori. Io chiamo i sindacati. Questi, come li tocchi? Ti fanno sciopero. Chi sta non ti sape manca. Non mi sape? Mi saperà, mi saperà. Mi conoscerà, vedrai. Ehi, men? Menno? Coming in. Ing è indicativo presente. Men, coming. No, coming in. Come cazzo si dice? Men, look me. Tra, svinacca, chi debbi? Questo locale non lo puoi vendere tutto perché metà è mio. Buongiorno. Noi fatto vedere mia sorella. Bravo. Dove bravo sta? Quanto tu andai bene. Guarda, come ti chiami tu? Carmellini. Cannelli sono buoni. Cannellini. No, Carmellini. Carpellini, mi ricordo. Carpellini. Tu sei, tu sei DJ. No, io mi ricordo Cattellini. Carmellini. Cappellini, ma mi ricordo i cappellini, tu sei il barman acrobatico. No, e poi mi ricordo dei Cappellini. Carmellini. Ah, Cartellini. Carmellini. Ma mi ricordo, sei il musicista. No. Chi cazzo sei, mi ricordo te. Io sono lo chef. Un chef? Ma io non mi ricordo lo chef. Ma come non si ricorda? Mi ha telefonato ieri mattina. Mi ha detto, mi raccomando, domani mattina puntuale alle 9. Ah, ci pensa la capo, io ho chiamato a te. Ma te stai sbagliando, sicuro? No, infatti sono qua fuori dalle 7. E venivi ieri sera, ti abbiamo poco prima. No, Carmelli, non va bene così. Tu sei uno chef, in cucina l'orario è importante. Se sei registrato troppo in anticipo, qua corriamo i rischi di mangiarci cibi crudi, capito? Non va bene. Lo so, ma non c'è problema, perché in cucina... Carmellini dirige meglio di Toscanini. Wow. Ma che è sta stronzata? È una mia sigla. Tiene una sigla? Chi stai scemo di una sigla? Vabbè, ho capito, Cappellini, siete di qua. Cattellini, senti, hai esperienze? Hai già lavorato in qualche ristorante di zona? No, di fatto no. Vattene a casa, sei brutto a fare, una sigla, stai scemo. Conosco la cucina tradizionale napoletana. Se è vero ti faccio cucina per me. Giuro. Allora mi ascolti molto attentamente. Sì. Dunque, pennette sfiziose con tonno, cipolla, ketchup e basilico. Non ho capito bene. Basilico. Solo che l'ha già capito, basilico. Oppure linguina alla scapricciatiello. Buonissime. Con wurstel e mostarda. Mamru carmana. Oppure zuppa di pesce con piselli e mozzarella. A mozzarella in dove esce? Di bufala, Ma è una bufala! Zuppa tutto mare di capri! Tutto mare di capri, fermati, Cammelli! Tu tieni la mano pesante, chissà che ci metti da sfumare i capri, mi rimane un faraglione sullo stomaco, lascia stare! Peperoncino e pesche sciroppate, mamma, bene. Togli queste fetenzie, senti, una cosa semplice, sempre. Fresca, uno spaghetto a vongole, lo sai fare? Lo sai fare! L'ho letto nei tuoi occhi, non lo saccio fare! Lo prego, mi lasci provare. Neanche se mi preghi in ginocchio. No, Scappelli, non è possibile.
Io le vongole le tengo in frigorifero, ma se me le rovini, chi ha senta mia sorella? Ha girato tutto New York per trovare queste vongole. Attraversato pure un ponte di gomma, attraversato. Di gomma? No, è un ponte che conosciamo solo io e lei, eh? Non è che... Viaggio, vado dall'avvocato. Oh, già ti vuole citare per i danni. Tere, non le ha ancora viste le vongole, eh? C'è ancora qua questo. Dalla soddisfazione, uno chef. Ma però di la verità, è tale qua, lo vado a dire, tale qua. A chi? A Vissani. Non mi pare proprio. No, c'ha un portamento, fai vedere il portamento a mia sorella. Oh, c'ha un portamento lui, come porto portamento lui? E chi ho porto portamento che porta lui? Chi ho porto, chi ho... Chi ha portato a chi se cavolo? Bello, bello, chi lo veste? Giorgio Armani o a mamma Matina? Fa spiritosa tu. Poi te lo faccio vedere io vestito da chef, che bella figura che fa. Ehi, scappelli, ti accalma! Cascia palla il cervello. Se n'è andato, che devi sbattere a fare? Lo devi fare quando c'è lei, no da solo. Ah, è inutile. Oh, 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 oh. Guarda come scappa, Speriamo che almeno sappia cucinare. Ma con Carmellini vai tranquillo. Vai Carmellini, c'è la sigla, la sigla. Fai vedere la sigla, che è buona, la sigla. In cucina, ma Carmellini dirige meglio di Toscanini. Oh. Chi se non è chef? Chi se è tutto chef? T'ha fatto un complimento esagerato. Non ti preoccupare, ce l'ha un po' con me. Non vuole che io riattivi il locale, capito? No. Ma se tu mi prometti che sai fare uno spaghetto a vongole, un posto in questo locale non te lo leva nessuno! Con Carmellini vai tranquilla! Con Carmellini vai tranquilla! In cucina! Ah! Carmellini! Dirige meglio di Toscanini! Devi togliere sta sigla! Una voglia su di assi, capito? Disgraziato! Andrò a darmi. È permesso! È permesso! Si può! C'è qualcuno? C'è nessuno? Sì? Puzzi tuo sangue quando è brutto chi sta, ma chi è? Bella come una soppressata! Brutto come uno scarrafone! Sguardo languido e sensuale. Curto, brutto e veste male. E questa è una principessa. E chi se non sa impugnare? Posso avere l'onore? Un attimo che scento. Anche tutta la vita ti aspetterei, ci puoi giurare, baby. Ma sei entrata in trivene. Pare oh, quale luce appare che illumina l'anima e mi riscalda il cuore. A che cosa devo tutte queste attenzioni? Non sono una principessa. E chi sei, la serva? Ma chiama una cosa in faccia a Kist. Io sono Teresa Montemarano, proprietaria di questo locale, ereditiera insieme a mio fratello. Mi perdoni l'errore, signora, io mi umilio di fronte a lei. Ecco. Ma che stai facendo? Mi sto umiliando, mi lasci umiliare. Vabbè, umiliato, ma lasciami la coscia. No. Ma che sei, no purpo? No, sono Scott. Scott Bandiera, detto Colt. Una passione smisurata per la mitica pistola. La Colt, che una volta mi è caduto, ma subito l'ho raccolto. L'avete colta? Che cosa? La battuta. Quale? Ho raccolto la Colt. Ah, già capito, chi stai scemia? Non l'ha capita la battuta. Comunque basta scherzare, io sono qui per affari. Ah sì? Ho saputo che questo locale si vende. Eh sì, infatti, è così. Beh, se mi permette, carissima signora, sì. Io sarei, anzi per l'esattezza, io sono... Un imbecille. Un imbecille. Colt. Ma Colt. Sono due ore che ti aspetto in macchina, Colt. Sì, capo. Quando pensavi di dirmelo che nel locale c'è qualcuno? Subito, capo. Nel locale c'è qualcuno. La signora Montemarano. Lui è Nick Spasiano. Lieto di conoscerla. Lietissima. Anche io. Ma vuoi stare zitto, imbecille, che mi lasciate in macchina due ore così senza far niente? Ma scusi, capo, stavo bonificando il territorio, non si sa mai che aria dire. Ma smettila, aspettami fuori, vai. Mamma mia, che stavo
stava schiattando sotto un furgone. Ma chi è? Lo perdoni, signora, è il mio portaborse. Lo cambi? Oppure gli faccio portare qualcosa di più piccolo, che so, un borsellino. A Shadiga! È simpatica, sì. Oh, sì, simpatica. Si vede che lei è una donna pratica. Hopla, pratica. Che conosce gli uomini. Diciamo che so riconoscerli. A cervicale! L'avvocato Preston mi ha detto che avete messo in vendita il re di Mergellina. Sì, è così. E che lei si occupa della trattativa. Sì, mio fratello ha delegato me per questo affare, ma le decisioni finali le prendiamo sempre insieme. Oggi non è giornata. Beh, suo fratello è un uomo davvero molto intelligente. È di famiglia. Si è affidata a lei la trattativa a lungimiranza. Questo sì. Bene, io sarei interessata all'acquisto. Io sarei interessata a lei. Come dice? No, dico, sarei interessata a lei che è interessata all'acquisto. Mi scusi, stavo scivolando. Ah, il vecchio re di Mergellina. Vede, signora, la gestione di un ristorante all'Italy non è certo cosa data a due persone per bene come voi. Fate molto bene a vendere. Se troviamo l'acquirente giusto. Mi dia retta, signora. Vendete e tornate in Italia. Sicuramente torneremo. È che per il momento le offerte sono poco allettanti. 400, 500, 600 mila dollari. Che dobbiamo fare noi con questi spicciolini? E voi cosa volete? Stiamo valutando. Vi faccio una proposta. Di che tipo? Economica? Beh, certo, economica. Che proposta potete essere? Su, avanti, signora, mi dica. Non so, così su due piedi. Non faccia la timida, signora, dica. Mi sento un po' accaldata. Su, avanti, mi dica. Che dire, noi siamo due, no? Quindi se voi siete due, io dico 2 milioni. Ha detto due? Sì. 2 milioni di dollari, tutto attaccato. Certo. Ma non è che poi ci ripensa, perché alle volte si dicono le cose così, tanto per dire. Ehi, Colt, vieni dentro. Sì, capo, sono un imbecille. Vedi, Colt, la signora pensa che io possa dire le cose così, tanto per dire. No, ci deve credere. Se il capo dice che io sono un imbecille, io sono un imbecille. No, ma che lei è imbecille, io me ne sono accorto subito. Mi faccia parlare con mio fratello, ma le prometto che la sua offerta sarà accolta con la massima benevolenza. Guardi che per noi una promessa vale quanto una caparra confirmatoria. Bravo. Zitto, imbecille. Per 2 milioni consideri la cosa fatta. Bene, è stato un vero piacere conoscerla, signora Montemarano. Mi chiami Teresa. Teresa. Sì. Mi chiami Nick. Nick. Sì. Arrivederci. Con permesso. Posso chiamarla anche io Teresa? E chi si chiede? Tu non mi hai chiamato, imbecille! Mamma mia, come mi piace sta femmina mia! Tosta come un peperoncino soverato! Capo, attento al furgone! Grazie, non mi guarda proprio, eh? Ha guardato tutto chi le vongole. Due. No, uno. Due. No, Teresa, quelle erano 2 chili, ti hanno fatto fesse. Oh, logoi! Mo si sente male mia sorella, disgraziato! Me l'ha fatto sotto gli occhi, non mi sono accorto di niente. A me sta soffriggendo i pomodorini. A un certo punto ci ho messo la cipolla. Ma come, in 2 spaghetti a vongole ci mette la cipolla? E che volevi fare? C'era questo, volevi fare? In cucina! Ballate, Carmelini! Sta a sigla, lui hai capito? Disca! Lui, no! Sei un disgraziato! Due! Due volte disgraziato! Oh, mamma mia! Nuchi le vongole! Due! Uno, tre, uno! Due! Uno, tre, uno, uno! Ah, fidati almeno di me, io ne capisco, dai! Quante vongole ci possono stare in un chilo? 2 milioni. Tu non stai molto bene, cagata, eh? Biagio, noi abbiamo risolto tutti i problemi della vita nostra. Zio Johnny era veramente un santo. Per il locale? Sì, Biagio, il locale! Lo riattiveremo! Sì, vende 2 milioni di dollari. Ma che stai dicendo?
Ma chi te li dà 2 milioni di dollari? Nick Spasiano è una persona così distinta. Mi ricorda tanto il mio primo fidanzato. Salvatore. Ma non era Ubaldo quello che il copone? No, Salvatore era proprio il primo. O prende le mani, dici, ma così, eh? Io non ci volevo credere, ma questo Nick Spasiano è veramente una persona a posto, eh? Ma chi lo conosce? Chi lo mette in dubbio? Io devo correre dall'avvocato Preston, perché è lui che ci ha mandato Nick Spasiano, hai capito? Ah. E tanto dobbiamo fare i documenti per l'accettazione dell'eredità e facciamo anche il compromesso con Nick Spasiano. Gli faccio qualunque cosa con quell'uomo, faccio questo e quello. Anzi, viaggio, lo faccio contento, faccio pure codesto, faccio questo, codesto e quello. Ehi, la colpa è chi lo deficiente, chi lo cammellino come si chiama. Che se stavo io qua, questa storia non succedeva. A sto Nick Spasiano mandavo a quel paese. Mannaggia, ha fatto perdere la testa mia sorella per 2 milioni di dollari. Non posso mica biasimarla. 2 milioni di dollari sono quasi... Azza. 2 milioni di dollari sono quasi 4 miliardi del vecchio conio. Ballacconia 4 miliardi, va. 1, 2, 3. C'è venuta la gobba fu di conia. E io mo che faccio? Me ne ritorno in Italia. Da caro tenuto. Tutto a posto! Carmellino, su disgraziata! Tutto a posto, ho sciacquato le vongole. Guardate le sciacquate. Ma le ributtiamo a mare che ne si riprendono, eh? Oh, ma non ci sente più l'odore della cipolla. Ma la smetti, si è fatta a cambiare, Camillo. Perché? Non mi servi più. Il locale si cede. Abbiamo un'offerta molto vantaggiosa per cui vendiamo. Oh, mi dispiace. Per a me quando mi dispiace, mannaggia. Beh, comunque se ha bisogno di me io sono sempre a sua disposizione. Ah, sì, sì, come ho fatto con Carmellini. Vai tranquilla. All'ospedale vai tranquilla, capito? Disgrazia, frutta baschi, c'ha messo lo spaghetto a vongole e chi l'ha mandato sti porti. Ecco qua. Il mio sogno americano è durato poco. Troppo poco. Poteva essere l'occasione della mia vita. Ma la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Su 30 anni che dice sta strunzata, non ci mai capite che significa. È permesso? Ma che stiamo facendo la ricreazione? Il signor Montemarano? Sono io. Le ho telefonato questa mattina. Sono Angelo Cicero. Azzo, sono buoni i Cicero, Angelo Cicero. Ah, sì! Or che mi sovviene, eh? I remember? Mia sorella questa mattina è corsa subito a portarmi l'ambasciata. Sa, mia sorella non riesce a tenere un ucciso in bocca. Mi aveva detto che avrebbe richiamato, invece vedo che si è presentata di persona. Perché? Le dispiace? Come potrebbe dispiacermi una visita così gradevole? Bene, allora vengo al dunque. Mannaggia miseria. Venga pure, signorina. Ma se è qui per un posto di lavoro, mi dispiace. Non la posso accontentare. Ma io già lavoro per lei. Ah, sì? E che cosa fa? La puttana. Non si agiti, signorina, sia calma, sia... Ma lei è sicura che lavora per... Vuole bere qualche cosa, eh? No. Io sì, ma che stai scema? Ha raggiunto, ma ne c'è messo. Va, 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 vai, bam, va, 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 che sto portando la sigla, va, va, vai, bam. Tenne tutto quanto la sigla, si porta la sigla. Dunque, lei è Biagio Montemarano? Sì, sono Biagio Montemarano. Pa, 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 zam, zam, zam.
una sigla napoletana, un omaggio. E dell'erede dello zio Johnny? Erede di zio Johnny. Io facevo la puttana per lo zio Johnny e adesso faccio la puttana per te, baby. La prego, signorina, non dica quella parola, Baby? No, la Ana, è che mia sorella è napoletana, non capisce la lingua americana e si potrebbe impressionare, re. Guarda, tesoro, che di ragazze come me ce ne sono in tutto il mondo. Ma che vuoi? Ma che vuoi? Uè! Signorina, mettiamo subito i puntini su lei. Io sono una persona per bene e lei stia a posto suo con le mani, chiaro? Come vuoi tu, Lola? Signorina, lei cosa intende per... Puttana! Bip, 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 non lo deve dire, bip! Shh, non pensare male, sweetie. Ancora! Io non ho scheletri nell'armadio. Bene, se non ha scheletri nell'armadio ci sarà molto spazio, immagino, a giudicare da quello che indossa praticamente niente. Signorina, la prego, mi faccia capire qualche cosa. D'accordo, sugar. Io e lo zio Johnny eravamo soci in affari. Affari? Sì, io gestivo per lui un'agenzia di escort. Escort? Ragazze che danno il piacere. Ok, abbiamo capito. Che proprio in questo locale lo zio Johnny offriva a tutti i suoi clienti più particolari. Zio Johnny offriva le ragazze? Yes, honey. E tu sei l'erede maschio. Prego? Adesso tocca a te amministrare il business di famiglia. Cosa dovrei fare, scusi? Tu sei il nostro protettore. Chi sono io? Il pappone. Come, ma che sta il pappone? Signorina, mi scusi, chiunque ne sia, io non sono interessata a questa cosa. Poi il locale è stato ceduto a un ricco uomo d'affari. Io e mia sorella fra qualche giorno ce ne torneremo in Italia. Oh, mi dispiace tanto non poterla accontentare. Arrivederci, grazie. Ma che sta scendendo? Che c'è sta? Oh my God! Ugat! Luke Cardillo sta arrivando qui con tutta la sua banda. Chi sta arrivando, Cardillo? Sì. Sì, ma non c'è nessuno in strada. E invece ti dico che Luke sta venendo qui proprio per discutere la questione delle ragazze. Ma venga a vedere lei stessa, si vede fino all'incrocio, non c'è anima viva, mai come questa volta. E invece ti dico che Luke sta arrivando qui con tutta la sua banda. Ma dove è sto Cardillo? Ma è pazza. Non me ne ero accorto. Asceme New York arrivo. Ah, vabbè, tutto a posto, tutto a posto. Sta arrivando il Cardillo con tutta la banda. Oh, sai che casino, ma che arrivo Cardillo. Volevo un chiarimento, un summit. Così l'ho chiamato io al telefono dopo che avevo chiamato te. Ho capito, lei ha chiamato a lui e poi... Cioè, ha chiamato a me e poi ha chiamato... No, prima lui e poi ha chiamato... Lei sta sempre a lei, signori. Che quando arrivi in telecom so dolore. E lui mi ha detto... Ah, che gioco giochiamo, babe. E io gli ho detto... Vieni al re di Mergellina e vedrai a che gioco giochiamo, se hai le palle. E lui ce l'ha le palle? Oh, sì! Lui? Sì, lui! Ora ascoltami bene. Luke vuole mettere le mani sui traffici dello zio Johnny, adesso che il vecchio non c'è più. E beh, fateci mettere la mano, chi le guaglioni? Luke Cardillo vuole le ragazze. Ma diamogliele queste ragazze, ma chi ce ne frega? Ma chi le conosce poi queste ragazze? Ma come diamogliele no? Oi. No, perché noi siamo tue. Oi. Signorina, mi lasci, Sì, ok. Non mi tocchi. Ok. Pazzo! I pazzi stanno al secondo. Ok, ho capito. Non dobbiamo dare le ragazze a questo Cardillo? No, che non gliele diamo, baby. Glielo prometto, non gliele daremo. Adesso tu la stanno aspettando tu a casa. Tu ti devi far valere con Luke Cardillo, capito? Mamma, la deve smettere, signorina. La devi affrontare. Sì, non si prende. Annaccia miseria! Non fastidia, pazzo, su cosa accadrete. Oh. Lui sta arrivando! Tutte scemo, caverna, mannaggia miseria. Ok, ho capito. Casomai dovesse arrivare questo Cardillo? Io te l'ho già detto, lui arriverà. Ok, va bene. E stia ferma con le mani. E quando arriverà, troverà l'accoglienza che si merita, ok? Ma allora sei bravo, baby boy. Ma che sta, signorina, io ho un sacco di cose da fare questa mattina. Lei deve andare via. E il locale? Il locale cosa? Non lo vendi più.
Vabbè, che mi importa a me, il locale non si vende più. Non vende più? Il locale non lo vendo più. Anzi, sai cosa stavo pensando? Di allargarmi. Il vecchio re di Mergellina estende il suo dominio, abbandona la ridente città di Napoli, attraversa l'oceano Atlantico per imporre la sua sovranità sullo stato di New York City, diventando così il re di New York. Ti piace così? Sei fantastico, my love. Ma che stai scemo? Mannaggia, mi sei... Vabbè, va, io lo dico pure a Cardillo quando lo incontrerà. Diglielo tu. No, glielo dica lei, non mi capita di incontrarlo. Chi schifo da no tic? Non tengo tic, lui è qui. Chi, Cardillo? Ehi. Ma che c'è? Signorina, lei vede un uccello che qui non c'è. Sta dietro. Dietro a chi? A te. C'ho l'uccello dietro? Sì. Ha fatto la battuta. C'ho l'uccello. Lei non è pazza, lei è scema. Questo è un vero gangster. Prego. Wow, wow. È nuovo, non ci ho più usato, eh? È vero. Senta, a me non serve. Se a lei neanche serve, la può anche buttare via, che c'è. Stavo scherzando. Ma che modi sono questi? Aia! Azzo Cardin. Si pare un ippopotamo. Prego. Prego, signor Cardillo. Ehi! Si accomodi. Fa? Ah no? Vuole stare più di... Lei è pazza. No? Questo è un gangster. Sì? Ne parliamo dopo con calma io e lei, okay? Ok? Me lo faccio mandare via. Okay. Cardillo, mi perdoni, ho visto la gabbia aperta, la porta aperta, pensavo che... Cardillo, io sono in una situazione imbarazzante, io non conosco neanche... Cardillo, parliamone da uomo a uomo, io non conosco la signorina qua, io non... Cardillo, la prego di credermi, io non conosco... Cardillo, mi ascolti una... Io... Cardillo, guardi che io... Solo un attimo d'attenzione, per dire che io non conosco... Cardillo, guardi, si fidi che io... Cardillo... Oh, guardi! È un Cardillo imbalsamato. No, no. Sì? Pensavo che non parlava. No, è che stavamo appunto parlando di lei. Tutte cose belle. Non siamo riusciti a trovare una cosa brutta. Lei ci ha anche provato di verità, ma non ci siamo riusciti. Oh, mi perdoni, signor Cardillo, non sono stato neanche ospitale con lei. Vuole bere qualche cosa? No. Bene, le faccio compagnia. Non ci capite, gli americani in dei film abbiamo whisky pure a colazione. Caso tutta a stemmi, non ci capite. Ma... Aia. Allora. E che non mi andava più, sa, brucia molto lo stomaco. Di cosa vogliamo parlare? Già, di che cosa vogliamo parlare? La prego, parliamo di lei. Sì, parliamo di lei. Aio! Dopo. Ho visto che è un Cardillo maschio, si poteva pizzicare. Io e la ragazza apparteniamo al re di Mergellino, ok? No, ragazzo, non sta... E tu che dici? No, io dico... Tu che dici? E me lo faccia dire! Se non me lo faccia dire, come lo faccia dire? La faccia tanta, già farò poi. Dico che se è così lei non deve parlare con me. Mi fa passare cortesemente. Dovrei andare dall'altra parte, grazie. Ti posso spostare? Via, stia calmo, eh. Fa passare un attimo. Io dico che se è così lei non deve parlare con me. Io sono stato spodestato. Il nuovo proprietario si chiama Spasiano. Che c'entra Spasiano? E per... Stavo là, che ci va qua? Ok, parliamo qua. Il nuovo proprietario qua adesso si chiama... Nick Spasiano. Ah, è così Nick Spasiano il nuovo proprietario? Esattamente. Ha fatto un'offerta di $2 milioni. $2 milioni? Capito? $2 milioni. Ma perché è da girare questo? Ecco. E io e mia sorella abbiamo accettato. Ecco. È così Spasiano, il mio amico Nick Spasiano... Ha deciso di fare l'asso piglia tutto, eh? Sì, Cardillo, potrebbe fare un giro all'incontrare, mi viene da vomitare. Sì. Io non ne sapevo niente, Luke. Ok. Ho bisogno di pensare. Yeah! Aia! Aia! Titti! Devo pensare. Penso sia meglio che mi sposti da su.
C'ho l'ascella delicata. È un po' sudata. Fate un poco. Lasciami. Ok. Un tatuaggio m'ha fatto. Faccio la mia offerta. Prego? Signor Cardino, mi scusi, lei è qui per fare un'offerta. Santo cielo, ma io non l'avevo capito. Cardillo, mi perdoni. Lei deve fare... Oh, che m'ha fatto? Ma che c'hai? Che m'ha fatto? Ma stai calmo. Calmo. Offro 5 milioni di dollari. Che mi perdoni, lei per il re di Mergellina mi offre 5 milioni di dollari? Ma 5? Cioè 1, 2, 3, 4 e 5? Ma questa è un po' più grande, sono quasi 5 e mezzo. Ammiro Carmen! 5 milioni di dollari! Wow. Ma è sicuro che non vuole bere qualche cosa? Sicuro! Io bevo, sono un po' agitato, non mi capita tutti i giorni di parlare di cifra 6 zeri. A scuola con i ragazzi siamo appena arrivati alla tabellina del 4. Ehi, baby! E le ragazze? Anche le ragazze, devo dire la verità, le ragazze mi seguono di più. Le ragazze dello zio Johnny! Oh, pardon! Le ragazze, ovviamente, sono comprese nel prezzo. È chiaro! Per 5 milioni di dollari? Affare fatto, amico mio. Ciao mia. Dolore? No, è gioia. Con 5 milioni sa quanta protesi, ma cazzo, che me ne fotta. Il problema è un altro, signor Cardillo, è che chi glielo dice adesso a signor Spasiano che il locale che dobbiamo dare a lui lo diamo a lei, non lo diamo a lui, perché l'abbiamo dato a lei? Che ho detto? Cioè, chi glielo dice a Spasiano? Glielo dice lei o glielo dice lui? Però non vado a muovere, siamo in broglio. Ma perché non mi trovo? Cioè, chi glielo dice a Spasiano? Glielo dici tu! Ah, tu! Sì, tu! Tu! Ho capito! Glielo dici tu! Che sarebbe io? Affare fatto? Uno per tutto, tutto a posto. No, che Cardillo, no, Cardillo mi perdoni, non è possibile, me ne ero dimenticato. No, è che non mi guardi così, è che mia sorella questa mattina è andata all'avvocato presto a fare il compromesso. Esso l'ha fatto, io già c'è niente. La vorrei chiamare, non so nemmeno come fermarla. Non mi lasciate neanche il numero dell'avvocato. Come si chiama? Ma presto, mannaggia, la potevo chiamare. Ehi tu! Oh, è passato singhiozzo. Di un po'. Lo sai come fa Luca Cardillo quando vuole qualcosa? Guardi. Avanti, forza, di un po'. Come fa Luca Cardillo quando vuole qualcosa? Cardillo. Forza, parla! Come fa Lucardillo? Come fa Lucardillo? CPC, però non lo so. No! Luca Cardillo quando vuole qualcosa se la prende! Ti sei agitto! Che hai detto? Ti sei agitto! Non ho capito! Mamma mia, se l'è attaccata la mandibola! Mi sembra giusto! È vero, è giusto! Ho preparato un sughettino! Yeah. No! Il rosmarino! Che ci fai ancora vestito da chef? E ha detto che non vendeva più, ho buttato la pasta! Come non? Chi le dice queste sciocchezze? Qua c'è il signor Cardillo che ci offre una cifra blu e io non vendo più! E ce l'ho! E la salsa? Ta fai tu la salsa! L'aglio come va? Ma sei l'aglio come io questo va. Lo ammazzo! Ci penso io! Ma lei è un fiammifero, subito si accende, ma ammiro Carmine! Va bene, adesso voglio bere qualcosa. Vuole bere? Sì. Non c'è problema, abbiamo di tutto, signor Cardillo. Vuole un Jack Daniele? No. No. Un Ascot? No. Un gin? No. Un Dream Gin? No. Un Napoleon? No. Un Cordon Gin? No. Un Chivas? No. Un Wings? Un Oxford? No. Campari? No. Un Bitter? No. Un Arancia? No. 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 Un Babà? No. Un Napoli? No. Una Pazzi? No. Voglio un caffè. No. Come? Sì, sì. Sì o no? No. C'era sì. E sai dove sta? No! E dove sta? No! E lì, che? E qua! Ma che su? E giù! E là! E giù! Va! Sotto! Va! Yes! Va! Qua! E! E! Va! E! Giù! Va! E! Ma che stai facendo? Ma lei sa, mi sa!
Io un caffè volevo. Mia sorella. Non voglio tua sorella. No, me lo voglio dare mia sorella. Hai detto tua sorella. No, subito, che mia sorella. Mia sorella è uscita. E che mi interessa che è uscita tua sorella? No, è uscita per lei. Per me, non la conosco nemmeno. Lo so, ma nei sensi che mia sorella è andata a comprare la macchinetta. No, che mangio la mia Cadillac qua fuori. Capito? No, la macchina, la macchinetta. Mi ha rubato la Cadillac. Ma guarda, ma il cartello. Tira fuori la Cadillac. No, come la chiama lei? La moca. No, niente moto, mi spetti, non mi piace. Ma non la moto, la moto. Cardillo, come me ne esca, che dite? Dalla porta. Cardillo, stand by, please. Prego. Qui fuori c'è il bar di Mr. Colella. Mi dà tutto quello che voglio se pago prima. Ma lo vedi? Tu sei un bravo ragazzo. Meno male. La vita basta parlare. No, è guai che non capisci, capisci? Tu parli, parli. Chi ti capisci che parla? Ehi, bambola, ci vediamo dopo. Va bene. Porta anche le altre, mi raccomando. D'accordo. Oh. Che fai, non vieni? Chi è lei? Cardillo! Ma sto crescendo in un bello cardillo, quanta cosa che la giambara. Pronto? Ciao, paperino. No. Non è ancora il momento di tornare a casa, fidati di me. Lo sai quante battaglie ho fatto io, no? Devo solo trovare il modo di restare in questo posto. A proposito, indovina un po' chi mi ha preceduta. Esatto, proprio Nick Spasiano. E poi pensa, è arrivato anche Luke Cardillo. Mi devi mandare subito le ragazze. Vedrai, sarai soddisfatto. Ti porterò qualcosa di molto, molto appetitoso. Ma questo furgone sta sempre qua! Arriva qualcuno! Io chiamo i vigili urbani! Non posso più parlare adesso, ciao! Mamma mia, questa Melbourne Street è una cosa impossibile, manca a piedi, si cammina! Uff. Buongiorno. Buongiorno, scusi, ma lei chi è? Dunque, innanzitutto io sono qua perché sto aspettando il signor Montemarano che è andato un attimo al bar là fuori. Ah, io sono Teresa Montemarano, la sorella. Oh my God! Piacere. Ma tanto, tanto piacere. Io sono Angelo Cicero. Ah, ho fatto lavoro. Ah, quindi ho parlato con lei questa mattina. Sì, infatti ha parlato con me. Mi dispiace, signorina, è venuta inutilmente. Non so se ha saputo che il locale si vende. Sì, ho saputo. Mio fratello aveva altre vedute, ma io penso che ognuno debba fare il proprio mestiere. Signora mia, come ha ragione, anch'io lo penso, sa? Ognuna di noi deve fare sempre solo il proprio mestiere. Lei che mestiere fa? Teresa, che cosa ti ha detto quella signorina? Io non lo so. Qualunque cosa lei ti ha detto è bugia. Ma che hai combinato? Fatto un incidente frontale con un cardillo. La signorina mi sta spiegando che lavoro fa? Sì. No? Sì. La prego, signorina, dica quello che vuole, ma non dica quella parola. Quale parola? Quale parola? Ma hai sentito? Io ho sentito. E che te ne è parabolo, vostro re, ce n'è possibile. No, dicevo alla signorina, non dica parole americane, perché tu non capisci la lingua e ti puoi impressionare. Ah, escort! E mannaggia miseria! Escort! Te ne sono... Le macchine! Bravo! Re, ti ricordi la escort? Sì, ma è un modello antico. La signorina è una concessionaria di escort. Sì, la signorina! Come Ubaldo, quella che teneva i pile. La signorina non ne tiene i pile. Un coppone, poi ognuno sapeva i fatti suoi, ci azzecca. No, la signorina, mi fatti capire, è un assistente sociale. Hai capito? Che... È assistente sociale o tiene la concessionaria? Piano piano, siamo fatti uno scontro con Cardillo, non è che... Praticamente tutte e due le cose, insieme a zio Johnny, sì. Che zio Johnny era un santo, l'hai detto pure tu prima, loro avevano proprio un ente benefico per il recupero delle ragazze di strada, hai capito? Loro recuperavano le ragazze dalla strada, hai capito? E mettevano in dall'escort. In da macchina? E poi una faccia da mondo e ce l'ho tuando, che ne faccio? Quindi signorina,
Ma come avrà avuto modo di capire, io e mia sorella non siamo interessati a questa cosa delle escort di zio Johnny. Ci dispiace molto, veramente, veramente ci dispiace. E che poi il locale è stato ceduto, ve l'ho detto. Noi torneremo più presto in Italia. Non sì, è... l'abbiamo venduto al signor Spasiano. No, aspetta, non sai niente, l'ho venduto io a Cardillo. A Spasiano. Cancella, Cardillo. A Nick. No, siamo Luke. Nick. A Luke. Nick. Ma fa Luca. Da, signorina, in figura in mezzo. Signorina, mi saluti affettuosamente tutte le ragazze dell'associazione. Sì, sì. Loro sono molto impazienti di conoscervi, appena possibile. Ah! Anche lei usa questo modo per grattarsi la schiena. Efficace. A volte ti vengono dei pruriti giusto al centro, che uno di noi non ci arriva da nessuna parte. Lo stand della porta è a morte sua proprio. È passato pruriti, no? Piti pitu, mua, pa. Bye. Che leceprore ha a schiena, eh? Se la grattugia così è. Ma che mi interessa a me della signorina? A me sto tutto sudato per colpa sua. Io voglio sapere del Cardillo. Cardillo, sì, Cardillo. Cardillo è stato qui. Sì. È un ippopotamo. Un incrocio. È un Cardillo, ma che stai scemo? No, Tere, dobbiamo festeggiare. Sì. Non puoi capire questo Cardillo quando ha offerto per i re di Mezzellina. E quando ha offerto? Quando prima offerto? È venuto qua e ha fatto la sua offerta. E quando ha offerto? Quando ha offerto? Lui è entrato, io... E quando ha offerto? Guardatela, non mi fa parlare, guarda. Ha offerto 5 milioni di dollari! Che c'è? Non parlo più! Prima parlavo sempre, quando ho offerto? 5 milioni! Dai, facciamo un cin cin! 5 milioni! 5 milioni! Ma che schifo, neanche un cin cin! Ma... Teresa, aspetta, che si manca per sta roba! Io già tengo il palomma in mezzo a lui! Viaggio, ma questo cambia tutto! Certo! E quello Spasiano ce ne dava due! Questo ce ne dà cinque! Vai! E mo chi glielo dice all'avvocato Preston? Vabbè dai, glielo dici tu, col tuo modo gentile e garbato. Avvocato, quello ce ne dava due, questo ce ne dà cinque. Avvoco! Il re di Mergellina vale una fortuna! Vale una fortuna! Una fortuna! È già lui sta roba, amici. Questa è andata qua. Signorina, mi scusi? Come glielo devo spiegare? In chicchinese? Il locale è stato ceduto e io e mia sorella non siamo interessati neanche alla cosa delle escort, anche un po' volgare, devo dire. Sì, grazie. Va bene. Però fino a quando non sarà stipulato l'atto di compravendita, io e le ragazze facciamo parte del patrimonio di famiglia, quel che è giusto è giusto. È chiaro, è giusto. Quando facciamo il passaggio della proprietà, tutto passa alla nuova proprietà, anche lei. Ragazze... Anche le ragazze, non c'è problema. Camillo? Mi chiamo Biagio. Ma chi sono queste due? Megan e Joe, sono due ragazze molto brave. Vedrai che ti piaceranno, tesoro. Si vede tutto culo. Ma c'hanno la minigonna. Ma io non ho capito. Lei vuole stare qua fino a che non facciamo i passaggi di proprietà? Yes, baby. Con le ragazze? Yes. Ma non è che le ragazze ricevono i clienti in camera? No! Devi star tranquillo, ce ne saremo buone buone. Signorina, se mia sorella viene a sapere una cosa del genere, lei non ci crede? Manderà all'aria l'affare! L'affare? Ma che affare? Che affare? Lei non si rende conto! Signorina, qui c'è un affare da 5 milioni di dollari! Ma non ti sembra strano tutto questo interesse attorno ad un ristorante? No! Perché? Lei cosa ci vede di strano? Io ci vedo molto di strano. Cosa? Mi faccia capire allora. Nick Spasiano ti ha offerto 2 milioni di dollari. Lo so, grazie. Luke Cardillo te ne ha offerti 5 milioni di dollari. Signora, non c'è discussione. Io ho scelto il 5, perché il 5 è più grande del 2. No! E sta ignorando come una capa, signorina. Le posso giurare che il 5 è più grande del 2. No!
per me qua c'è sotto qualcosa! Forse non c'è una metropolitana. Baby, hai la pianta di questo locale? Perché le devo dare la pianta? Devi firmare i documenti. Sto parlando con una signorina! Che stress! Esci dentro! Ti devi fidare di me. Perché? Perché in questo locale ci potrebbe essere nascosta una fortuna. Quale fortuna? Io lo so di sicuro. Cosa? Lo zio Johnny possedeva gioielli. No. Diamanti. No. Titoli. Milioni e milioni di dollari in lingotti d'oro. No. Un tesoro. Il tesoro di zio Johnny? Sì. Ah, tenga la mappa del tesoro. Bravo, zio, dai. Vai. Solo che io non capisco una mazza, perché è mia sorella che si occupa di queste scartoffie, va e viene dall'avvocato. Fammi io vedere. Proprio onestamente non capisco niente. Cos'è? Non saprei proprio cosa. Ma è quella! Questa? Eh sì, è questa. Dai un occhio tu! Sì. Ho dato tu, figure in merda. Mi perdono, signorina, è la prima volta che mi succede. Io conosco anche la causa, sa, ho fatto un po' di gnichignacchi. Quella roba lì ti fa passare da lei a tu senza passare dal voi. Vabbè, dico, adesso che siamo un po', diciamo così, in confidenza, ti posso darti il tu? Sì, sì, mi puoi dare il tu. Ma che paura. Ok, tra un po' te lo darò. L'ho già dato, se ne accorti. Sai che qui forse abbiamo la soluzione di tutto? Certo che se la troviamo abbiamo fortuna, eh? E tu hai un bel po' di fortuna. Anzi, tu hai un bel po' di fortuna. Guarda! Qui è segnata una stanza che però io nella realtà non vedo. Tu la vedi? Signori, come sto, come non vedo neanche la cartina. E dai, però, dammi una mano. Su, allora, questo è l'ingresso, il ristorante, le scale. Ecco, l'ingresso me lo ricordo a memoria. Le stanze. Venga, venga che glielo mostro. Questo è il bar? E che cos'è questo? Niente, ho fatto il mostro. Chi è? Che cos'è questo? Un attimo, signora, hanno bussato la porta. Questi sono gli scugnizzi americani che bussano e scappano via. Ma se vi acchiappo, vi faccio un culo red, red, red. Baby. Baby. Baby, please! Che cos'è questo? C'è un problema. Che sarà, un muro? Sì! Oh, ho indovinato la prima botta. Però che cosa c'è qua dietro? Dietro? Eh. Ah, c'hanno i blocchi. I blocchi di lapillo. Poi c'è l'intone che esce in muro. Sì! Oh, ha giù la prima botta. Però guarda meglio e dimmi che cosa c'è qua dietro. Oh, raga, io bevo, che si sta ubriaco. Signori, ho appena detto. Ah, c'è, cioè, nel senso che fa confine con un altro palazzo? No. Eh sì, ma dai, Sauri, chi ci sta là dietro? Qui dietro ci sta una stanza segreta. Biagio, vuoi firmare questi documenti? È un fatto segreto! Che stress! Esci dentro! Io ne sono certa. Dietro questa parete ci sta una montagna di lingotti d'oro. No! Sì, qui dietro ci sta il tesoro. Il tesoro di zio Johnny! Sì. Guarda, Biagio, che se tu non firmi, io non combino niente dalla parte. Teresa, io non firmo più niente! Ogni trattativa è interrotta! Signor Montemarano, io vado. Camellini, vatti a cambiare, mi serve un uomo di fatica in questo locale. Non vende più? Il locale non si vende più, punto! Ma sono 5 milioni di dollari! 5 milioni di dollari? Ma che ci faccio io con 5 milioni di dollari? Ma allora non lo capisci? Ma chi è che... E chi sono queste? Le ragazze del re di Mergellina. Quando c'era zio Johnny, da domani si chiamerà il re di New York! Il signor Montemarano è uscito, chi è al telefono?
Nick Spasiano. Attadano. Va bene, signore, gli dirò che ha chiamato. Stia tranquillo, col Carmellini vai tranquillo. Attadano. È una mia sigla. Attadano, sì. È carina? Attadano. Arrivederci. Attadano. Pronto? Il signor Montemarano è uscito, chi ha il telefono? Luke Cardillo? Va bene, signore, gli dirò che ha chiamato, stia tranquillo, con Carmelini, vai tranquillo! È una mia sigla! È carina? Arrivederci! Pronto? Passa foto, per tuttora! No, 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 ha sbagliato. Qui è il re di New York. Otto. Comunque, con Carmelini, vai tranquillo. Otto. È una mia sigla. Ma va andando culo. Dove devo andare? Ma va andando culo. Vado subito, signore. Buongiorno, Carmelini. Oh, buongiorno, buongiorno. Il mattino ha l'oro in bocca. Beato lui, io la mattina in bocca tengo un ciuccio morto. Oh, Carmellini, ci consegni il giornale, vieni a vedere come funziona. Acchiappa, ma è scemo! Ehi! Ma sono deficiente, sta già. Hai capito che fa? Quello passa e lancia senza neanche guardare. E se mi ciaccava? Meno male che è il giornale. E se eri il lattaio? Oh no, goi! Camelli, non è che ci consegni il frigorifero, no? No. La mattina forse è meglio che ci vai tu a prendere il latte. Non posso rischiare di prendere una bottiglia in fronte tutte le mattine, capito? Tranquillo! La devi smettere, tu hai sta sigla! Non ne posso più! Pure la notte fai la sigla! Ma lei non può chiedere... I programmi si interrompono la notte su cose di orecchi bum 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 bum. Carmellini, esco un attimo. Perché? Che ne fai gli affari tuoi, tu? Vado a prendere il giornale, dai. Ce l'ha! Ok, compri il latte e torno, dai. Ce l'ha! Mannaggia miseria! Ma perché uno deve forse uscire per comprare qualche cosa? No. Io esco perché non devo andare a comprare niente! Niente. È una bella giornata, vado a fare una passeggiata, posso? Prego, prego! Grazie, Carmellini! Ma potrebbe piovere, eh? C'è il sole, Carmellini! Ma vaffanculo, Carmellini! Va bene, ho capito, ho capito. Non parlo più. Buongiorno, Lucio. Buongiorno, Carmellini. Buongiorno, ragazze. Come va? Avete dormito bene? Bacino, bacino. Vi ho portato la colazione. Grazie, Lucio. Buona Rigo. Giornata. Desidera? L'ora 2. Che cosa vuole? Devo parlare con la signora Montemarano. La signora Montemarano in camera. Hi. Lei chi è? Sono Hi. Chi? Scott Bandiera, ma dica Colt. Lei coglierà, io l'ho colto, tu l'hai colto? Che cosa? Un l'hai colto. Ha battuto, non l'hai colto, cammina, mamma chiamerà la signora, vai. Una bianca, una nera. Mara mia, che sfizio, sembrate proprio due tartufi di pizzo. Chi siete voi, dolci della casa? Noi siamo le ragazze del re di New York. Il re di New York? Adesso il locale si chiama così. Signora, qui c'è un certo signor Colt. Ah beh, se vi può interessare, anche bene, io signora. E Nick Spasiano stiamo organizzando un giro da grande lusso. Perché non venite a lavorare con... Perché non venite a lavorare con noi? Ma con piacere, io sono Megan. Io sono Joe. E io sono Scott Bandiera, detto Colt. Una passione smusurata per la mitica pistola. La Colt, che una volta mi è caduta ma subito l'ho raccolta. Le uniche che hanno capito ha battuto, quanto siete belle! Vi sposo a tutte e due, vi sposo! Ragazzi, avanti su al lavoro, su. Ciao, pasticcino! Ciao, sbriatella! Carissime, per qualsiasi cosa, questo è il mio numero, telefonatemi! Va bene, va, poi vi chiamo io! Bene, vedo che lei è un libero professionista! Da 6 mesi! Sono 6 mesi che è professionista? No, sono 6 mesi che sono libero. Vado a preparare il pranzo.
Signor Scott Bandiera. Signora Montemarano, io attamula sta bandiera. Mi chiami Colt. Il buongiorno si vede dal mattino. Già non ho chiuso occhio tutta la notte, il destro. Il sinistro perlomeno un paio d'ore se l'è fatte. Ci sono troppi rumori in questo quartiere. Sirena, antifurto, clacson, è uno stress. Mara mia, come mi piace sta femmina mia. Bella e impossibile. Come la Salerno Reggio Calabria. Per piacere, si può spostare con la sua visuale? Mi rovina la colazione. Signora Montemarano. Oh. Signora Montemarano, dobbiamo parlare di cose serie. No. Che preparo per pranzo? Niente. Ma il signor Montemarano vorrà mangiare qualcosa. A proposito, dov'è mio fratello? È uscito. E dove è andato? Ha detto esco perché non devo andare a comprare niente. E uno esce per comprare niente? Vabbè, comunque prepari qualcosa per lui, ma solo per lui, per me niente. Niente, tranquilla, niente. E beh, quando mi sposto i nervi, questo col tip tap. Mi sposto pure senza tip tap. Allora, signor Colt? Signora Montemarano, a Little Italy girano strane voci e Nick Spasiano è veramente preoccupato. Sono desolata, mio fratello ha deciso di non vendere più. Ma come, sembrava tutto definito. E invece no, Carmellini! Si figuri che il signor Cardillo, una persona tanto a modo senza disprezzare il signor Spasiano. Luke Cardillo? Sì, signora. Per piacere, può portare questo di là? Certo, signora. Ma che ha fatto? Se n'è chiuto. Questo Cardillo ha offerto 5 milioni di dollari per il locale. Mio fratello non glielo vuole dare. Grazie. Se va a cagnà giacchetta. Signora Montemarano, non è carino però che suo fratello si comporta in questo modo, eh? Guardi, non è questione di soldi, lo sa pure l'avvocato Presto. Non ne parli lei con Spasiano? Me la vuole fare questa cortesia? Ma che domande, certamente. Io per lei era scavozzo a San Quintino. Io per lei andrei nel braccio della morte. Se non gli avessi sta scarpa, to spezzo braccio. Non si preoccupi, che quando gli racconto che non volete vendere più il locale, ci pensa Nick Spasiano a spazzarmi un braccio. Mi dispiace, arrivederci. Mara mia, ho schiacciato una merda cupe di scavozzo. Signora Montemarano? Che c'è? Olive bianche e olive nere per la puttanesca. Buongiorno. La puttanesca. Olive nere. Nere? Tranquilla, nere. È tornato il signor Montemarano? Non è in cara. Bene, cara, allora appena torna mi fa chiamare. Senz'altro, ferirà. Grazie, signora Montemarano. Prego, signora la cicera. Ma che vuole fare questo? La padrona in casa mia? No, non sta proprio bene con la testa. Che cosa? No, dicevo così, che l'amica mia tiene mal di testa. Poverina, me la saluta tanto? Senz'altro, riferirò. Grazie, signora Montemarano. Prego, signor Lo Cicero. Puzza, passa nuaia nera. No, Caterina, ma non sto parlando con te, quando mai? Non lo so quando torno perché mio fratello ha deciso che non vuole vendere più il locale. Sì, ha detto non ti preoccupare, noi facciamo i soldi, io voglio turnaca. Sta già la sta. Wrong number. Chi era il telefono? Hanno sbagliato number. Un number? O che americana stai frequentando? Non vai stare tranquilla nessuno in tuo quartiere, ca. A dove te ne pile, chi sta, dove te? Tu piuttosto, com'è che sei uscito così presto stamattina? Uè, e che devo dar conto a te se esco presto tardi? No. Ah, ma pensavo, capì? Dove sei andato? Uè, e devo dar conto a te dove vado io? No, dove sei andato? Qua, sono venuto subito. Sono andato a ritirare i giubbotti in lavanderia. Ah, te l'hanno messo pure un coppa a stampello. Ricordami che la devo consegnare, che dice che siamo napoletani ci fregammo i stampelli, che hai capito? Senti, mi ha cercato qualcuno? Qualcuno? Da stamattina il telefono non ha trovato pace. Ha telefonato Spasiano, ha telefonato Cardillo e poi è venuto quello con la bandiera. Chi è che ha la bandiera? Quello l'hai colto, te l'ho colto, chi l'ha colto, se l'ho colto, quando l'ho colto. Stai dicendo con sta bocca! Vabbè, comunque gliel'hai detto che il locale non si vende più? Sì, signore, gliel'ho detto, gliel'ho spiegato. Che tieni in mano? Niente. L'altra mano.
Niente. La mano dietro alla schiena. Oh, io due mani tengo, bella. Ah, questa, me ne ero accorto, niente. La mano sulla pancia. Ma è un piccone. Oh, piccone, ma quale piccone? E che cos'è? È un portachiavi. Ci voglio mettere il chiavro motorino. Bim, bim, bim. Oh, sto scherzando. Dai, è un piccolo piccone, è un picconcino. Devi abbattere qualche parete. Chi te l'ha detto? Quando mai? Addosso. Perché c'è qualche parete da abbattere qua? Se c'è, dimmi qual è. E allora che ti serve il piccone? Che? Che ci devi fare col piccone? Difesa personale. Il piccone va a difesa personale. Sì, gli americani usano una mazza da baseball, noi usiamo il piccone. Siamo italiani noi, con le braccia e il piccone abbiamo fatto grande questo paese. Non ci dimentichiamo le nostre origini. Qua c'è qualcosa che non va. Qua dove? Devi indicare con riti, ha già capì? Là, lì, le, dove? Te lei tu ti stai agitando un po' troppo secondo me, eh? Ma quanta è la tua parte? Ma quanto devi avere? Ricominciamo. Io so tutto. Che sai? Tu ti sei innamorato di quella donna. Non so niente. Teresa, ma ti prego, io e quella donna, ma smettila. L'americana ti ha fatto perdere la testa. La tengo la testa, non mi piace, la cosa bionda, slavata. Quella pensa solo ai suoi interessi. Abbassa la voce, ci me la figura in merda. L'assistente sociale. E passa la voce, ma perché? E che vuole fare qua dentro? O centro recupero per ragazze radente, o ricopre federalitti. Sei una vaiassa. Non riesco a capire come facciamo ad essere fratello e sorella. Io un signore e tu una zengara. Questa è manipolazione mentale. Vabbè. È persuasione del pensiero. Sì, sì. Noi finiremo in una setta satanica. Ma chiama l'esorcismo, ma non esageriamo. Fidati, le ragazze resteranno qua ancora per qualche giorno. Il tempo necessario trovano una nuova sede per le loro attività umanitarie. Sicuro? Tranquilla. Ah, ragazzi, ma che mi importa, mira, ragazzi, io sto pensando a cose molto, ma molto più importanti. Biagio! Oh, baby, sei tornato. Hai dormito bene, Angie? No, non ho chiuso occhio tutta la notte. E quella la notte si sgrana il rosario. Sottaci! Ero tanto agitata. No, coscienza ribollo, cuscino cociano. Tappizzino di come coi! Biagio! Marvelous! Shh. Mi vesto e scendo. Mua! Ma che vuoi che ti stai sbattendo? Che vuoi da me? Mannaggia! Ho capito! E ho capito, stamattina mi parlano un cane poliziotto, mano, piccone, ho capito, che hai capito? Devi dirlo, che hai capito? Che la mia presenza è diventata inopportuna, ingombrante, me ne vado. Ma dove vai? Vieni qua. No, è che io e la signorina Angie dobbiamo parlare di cose un poco riservate. Che io non posso ascoltare, quindi me ne vado. Me ne vado, stai sempre in camera. Ma se te ne vai un po' in camera da letto tua, è meglio, scendi da me. Me ne vado, sì, ma per sempre. Allora, ma lasciami via col vento, vaci. Ma pare ora forse. Come si chiama? Rossella Brescia, ma cazzo si chiama che lei via col vento. Mi volevi liquidare la mia parte di eredità, sì. Dammi i soldi e me ne vado. Stai scherzando? No, sto scherzando, voglio i soldi. Te li stai facendo sul serio? Sì. E allora ok, avrai i tuoi soldi. Tranquilla, ma te ne pentirai, sorella cara. Te ne pentirai. E non venire da me con le lacrime agli occhi il the day after. No, ci dovevi pensare il the day before. È inglese, bella. Vattene a parte go. Quando tengo tempo ti faccio un assegno. Oh, voglio mo. Mo. Oh.
In Zacimanghi si ci stanno i soldi in coppa alla banca. Senti, non te lo posso fare la segna adesso. Eh sì, perché non so dove ho messo il libretto, chissà quando uscirà fuori, mo. Sta dietro la recepcio. Ma che fa, mi controlla? Recepcio. E come dici, beh, quando sei arrivata qua non sapevi dire neanche yes. Ma recepcio, azzecchiamo recepcio. C'è poco da fare, ma io, i soldi fanno venire la pronuncia agli ignoranti, fanno venire. Ok, io l'assegno te lo faccio, tranquilla, ma ricordati che se cambi idea, la porta è sempre aperta. E chiudila che fa corrente. Ha fatto la battuta, ha fatto, guardate. Scrivi! Non mi devi agitare, capito? Non sono abituato, non ho mai fatto un assegno di $1,000,000. Un milione? Perché? Ma quando vuoi? La proposta spaziale era di $2,000,000 e la metà di $2,000,000. Lo so quanto è la metà di $2,000,000, ma la proposta di Cardillo era di $5,000,000 e la metà di $5,000,000. E lo so quando è la metà di $5,000,000. Sono un ex maestro elementare io. Le so fare le divisioni io. Ulisse Malaffè, divisione a me. Vado. Vado. 5 milioni diviso 2. Il 2 nel 5 ci va due volte, 2 per 2 4 a 5 1. Si abbassa uno 0 e diventa 10. Il 2 nel 10 ci va 5 volte, 2 per 5 10, a 10 è pagato. Sono $2,500,000. Ah, in matematica andavi bene, in italiano me la chiave, che? Teresa, io non è che non ti voglio fare l'assegno, tu dovresti apprezzare. Perché io non ti voglio fregare, ecco, è un fratello. Non dovrebbe mai fregare una sorella, specialmente quando si è fratello e sorella. Hai capito? Sì. Via da te. Cioè, praticamente io ti voglio dire che io non so a quanto danno il dollaro al cambio in euro. Ti potrei fregare, lo capisci, Teresa? 70 centesimi. Pure che si sa. Perciò mi hai fatto trovare la calcolatrice. Era tutto calcolato. E tu sei mia sorella. E tu sei mia sorella. Ma tu sei mia sorella. Sono tua sorella. E stiamo girando là, su girasolo in quello che dai mia, chi ti conosce? Mamma mia, Carmine, tutti questi soldi. 1,650,000 euro. Made in Cina. Ricevi. Now li mi fanno importare queste fette insieme alla Cina. E stiamo facendo arricchire ai cinesi. Quando sono venuti in Italia tenevano l'occhio tirato per la fama. Ma l'avremo. Tenne la cellulite con palloggio. Per colpa noi, grazie a questi potenzini. Guarda. Dicevo io. Non me lo spiegavo. Guarda. Per 70 centesimi è uguale. È uguale. E fanno che cazzo sti cose cinesi? Ok, te lo faccio l'assegno, tranquilla tesoro. Che pensavo che tuo fratello si tirava indietro? Eh no, tesoro mio, tuo fratello non si tira indietro. 1,650,000. Ecco qua. Pensavi che mi tiravo indietro, ti sbagli tesoro. Tuo fratello non si tira indietro. Spero che questo torni indietro. E... no. Teresa, sapiate la segna? Ok, e allora quando è così, scordati di avere un fratello. E tu scordati di avere una sorella. Me ne fotto. Tanto lo so, tu mi cercherai, tu invocherai il mio nome. Teresa! Hai visto? Ma che hai visto? Non lo versare la segna scoperta. Che stressa! Allora che cosa succede? Angie, una tragedia, scemi. Ah sì? Mia sorella si è fatta fare un assegno. Va bene. Ma che stai scemo? 1,650,000 euro, non l'ho visto neanche scritto che è la cifra. Angie, tu sei sicura che qua dietro ci sta il tesoro di zio Johnny, la montagna di lingotti d'oro? Io ne sono certa, baby, anche avanti. Sì. Prendi questo piccone, vai alla parete e buttala giù. Chi? Tu. Ma tu non stai bene cagata. Oh. Beh, capite che l'unico lavoro fisico che faceva era mettere un voto e mi stancavo pure. Baby, go. Eh? Go. E chi ha segnato, mo? E dai, su. Vai alla parete, alza il piccone e buttala giù. Ma che ti sei
sembra una cosa facile, ma scherzi, i calzinacci, la polvere, se ne accorgeranno tutti. Guarda, si vede dalla strada. Hai ragione, dobbiamo metterci qualche cosa davanti. E che ci metti là davanti? Qua ci volesse carote nudo. Che cos'è carote nudo? È una cosa larga larga che somiglia a un bambino. Chi lo disgraziato, anima serve, non ci sta mai, non ci sta. Ho capito, ho capito. Dallo a me il piccone, lo do io il primo colpo. Che cosa è questa? C'è un signore. Bene, bene, stiamo pomiciando. Ti prego, è un'insinuazione fatta da lui. Lei chi è? Che cosa vuole? E il locale è chiuso. Tranquilla, bambola, sono da casa. Di casa? Sono un amico delle ragazze, Megan, Joe, le ho appena incontrate. Mi avevi detto che le ragazze non ricevevano i clienti in camera. Signor Colt. Lo conosce? Lei è ancora qui? Copa, chiamami la signora Montemarano. Ma come, non ve l'avete già incontrati? Lo so, ma io Teresa più la incontro e più mi piace. Ma che dite, si incontra con Teresa? Signora, qui c'è ancora il signor Colt. Signore, guardi che il locale non è ancora aperto al pubblico. Il pubblico? E che manda frega mia del pubblico? Che sono il pubblico io! Io sono un amico di Teresa, anzi per l'esattezza io sono... L'imbecille! Imbecille! Colt! Ma ricolto! Hai fatto quello che dovevi, Colt! Sì, capo, l'ho fatta chiamare! E queste due che sono? Due che stavano ricottando! Ma come si chiama? Ma insomma che cosa volete voi? Ho un appuntamento con la signora Teresa. Teresa? Per fare che cosa? Per curare il mio affare. Se deve curare il suo affare, deve andare dall'urologo, non da Teresa, è chiaro? Senta, questi non sono fatti suoi. Lei finisca con la signorina, paghi e poi se ne vada. Ma che capite? Ma insomma, dov'è Teresa? Sono qui a vostra disposizione. Teresa, a disposizione? Teresa, lo vogliamo fare subito. No, sì. Teresa! Come faccio andare a fondo con il nostro affare? Ma che ha detto Cavallone? Vuole andare a fondo con l'affare? Biagio, lo so, io ho sbagliato, ma mi sono fatta prendere dall'affare. No! Sono assai soldi! Guardi che noi paghiamo bene, non sa. Mi interessa, Teresa! L'hai sempre fatto gratis! Che è sta cosa che mi dai i soldi! Oh, signore mio! Teresa, tu sei una brava ragazza! Biagio, ormai questo è un affare che devi prendere in mano tu! Ma che capi? Io mi l'affare in mano! Ma l'affare... Gli è schiva tutti e due, questi... No, Teresa, mi scusi, ma cosa c'entra quel signore lì? Quel signore è mio fratello, è lui che amministra e lui che comanda. Sono diventato il pappone di mia sorella. Ma non è possibile. Hai sentito quello che ha detto? Adesso vi lascio qui a decidere e se vi mettete d'accordo festeggeremo tutti insieme. Tutti insieme, facciamo l'orgiata, facciamo! Mia sorella è diventata un escort per colpa tua. Io non c'entro niente. Ah, non c'entri niente? Mi hai riempito il locale di escort. E ci va con le escort, impara a escortare. Amici escortatori. Ascoltatemi. Teresa è mia sorella. È una brava ragazza, non ha esperienza. Ha avuto soltanto 5 fidanzati, tutti i primi, nessuno è arrivato secondo, non si capisce come sia successo. Ubaldo aveva qualche pelo in più, ma non stiamo a guardare il pelo, era un bravo ragazzo. Lo volete un caffè? Non ora, più tardi. Voglio una camomilla. E la puttanesca? La puttanesca si è chiusa in camera. Ma lei voleva assaggiare la puttanesca? Voglio una camomilla e basta! Camomilla, dai tranquillo. Ah, questo mi gusta, signor, ti una cosa andaccia su scema! Colt, aspettami fuori, vedrai, non ci metterò molto, sarò più svelto del solito. Ok, Nick. Hai sentito? Sarò più svelto del solito. Questo mo si fa una sveltina. Io non lo so fare il pappone. Quando gli devo chiedere per una sveltina? Stai tranquillo, baby. Hai sentito? Lo ha chiamato Nick. E si chiama Nico De Bravate, che ne so? Io le conosco. Ah, sono dei clienti tuoi. No, ma che dici? Hai detto riconosco. No, quello è Colt Bandiera. E questo è Spasiano, Nick Spasiano. E caccia... Spasiano? Ehi. Aspetta, è quello che ha fatto la proposta per il locale. Ma loro non sono i clienti di Teresa. Mannaggia la miseria. Signor Spasiano, mi perdoni, avevo capito. Vuole bere qualche cosa? No, come no? Mi tocca tutte le bottiglie. Ma così mi guasta l'estetica del locale, signor Spasiano. Le volevo chiedere un'informazione. No, vengo. Ehi, è che tenga lebre. No, volevo chiedere, il signore che è appena uscito si chiama Colt Bandiera? Sì, è il mio segretario. È il segretario, avevi ragione. Mi scusi. È che tenga la merda, ma. Volevo dire, lei è il signor Nick Spasiano? Sì, sono io!
ed è qui per il locale. E per cosa se no? Ho partorito, ma chissà mo che cosa mi credevo. Stai attento. Perché? Perché sì. Perché... Sentite, stiamo perdendo troppo tempo e io mi sto stancando. Si sta stancando, chissà da quanto tempo in piedi. Signor Spasiano, lei è una persona per bene, se lo lasci dire, come l'ha detto mia sorella. Ma allora non capisci? Io voglio questo locale. Che schifo te lo dico? Sì. Azza, la persona per bene. Vo prego, fotente e merda, sto icca! Che cos'è questa aggressione? Sì, esatto, lei... Insomma, lo dico io! Diciamo una volta per uno, siamo in un paese democratico! Io sono per l'alternanza! Io sono assolutista! Comunista! Camorrista! Io votai per Mastella e sono favorevole all'indulto, eh! Ho portato il compromesso! Ah, sì? E dove l'ha messo? Lo tenga presso! Ah, e lei porta spesso in compromesso dove l'ha messo? Perché lei non fa lo stesso? Fossi fesso con permesso della pistola della mia. Insomma, ti decidi a firmare sì o no? E certo, lei ci ha pensato bene, ci ha spaziato. Noi sì! Sicuro che la cosa... E tu hai pensato bene a quello che ti accadrà, adesso non firmi, spostati tu! Sto pensando bene, dove vai? Andavo a cercare una penna. Ce l'hai io una penna per te, vieni. Ah, ce l'ho, firmiamo. Ci mettiamo qua che forse è meglio per firmare... E così mi stai facendo perdere la pazienza. Dove sei? Che ti può fare? Allora, che cosa vuoi dire? Ci mettiamo qua e firmiamo. Adesso basta! Il logo. Adesso sono veramente molto arrabbiato, Montemarano. Fa qualcosa, dagli una botta in testa, sì. Signor Spasiano. Fa... Cadi la doccia cuona. Ma è sparito. Che sta visto? Ah, prendila. Che si fa a botta? Ma no. Ma che hai fatto tu? Io ho sollevato questo. Ferma! Questo è un meccanismo che aziona un passaggio segreto. Hai visto? Il vano c'è, esiste. E qui non sta là. Ma mi facevi abbattere una parete inutilmente. Hai visto? La stanza segreta esiste. E lì dentro ci sta una montagna di lingotti d'oro. Lì dentro ci sta il tesoro dello zio Johnny. Ma che siete due conigli? E tu sempre a rompere le uova nel paniere. E come ti piace, zio? Ma dov'è il capo? Dov'è il capo? Il capo? Nick. Capo Nick? Spasiano. Capo Nick Spasiano? Compa, ma a chi ne pinza? La pecora, la crapa, la vacca, la macchina? Te stai dicendo che mandai lì? Fricat muove, chiamavo che andava lì! Tu hai capito qualcosa? No, niente. Scusi, lei è italiano? Sono di Bonifati, provincia di Cosenza, calabrese. Azza, poi ci vuole napoletano, si capisce quando parla. Ti sto chiedendo dov'è il capo? Il capo? È andato. A dove aiuto? Al supra con qualche ragazzo? No, è da mo' che se n'è andato. Da mo' che se n'è andato stava avanzando alla porta io. E non avete visto che... A dove l'ha visto io? Ah, perché ha messo la freccia. A dove ha messo la freccia? Fa l'andiano. No, è esploso. È sparito, è un fantasma. Bravo. È sparito. Attraverso alla mura. Bravo, si è spento la lampada e si è buttato nel muro. Ah, perché ha sottato la lampada, ha fatto lo scuro. Non... Compa, dov'è il capo? Insomma, adesso non c'è più. Come non c'è più? Lo ha fatto fuori. Chi lo ha fatto fuori? Lui ha fatto fuori Nick Spasiano. Avanti, diglielo, baby. O sai che si una chiave, che baby? Lui mi ha puntato la pistola. Sì, gli ha puntato la pistola. E tu? Tu che cosa hai fatto? Tu che stai facendo? Posso capire che stai facendo? Come un fulmine gliel'hai tolta di mano, eccola! È la pistola di Nick. E intonse, Com'è? Intonse significa che nessuno l'ha toccata, com'era così, Stava a terra. Sì! Stava a terra il povero Nick. No, ha visto qua Nick. Lui lo ha steso con una mossa micidiale che lo ha tramortito. Gli poteva anche bastare la lezione, no? Ehi, cullomane. E invece no. Basta, ferma, cullomane. Ha impugnato il piccone e senza un briciolo di pietà si è scagliato su quel corpo sanguinante per infliggergli il colpo di grazia che lo ha lasciato morto, stecchito sul pavimento Straton. Ma lo fanno sto film! Dietro questa faccia insignificante, senza personalità, banale. Bella, che sembra un piccone alla pistola, mano,
Dietro questo aspetto privo di pregi e di qualità si nasconde un delinquente incallito, uno spietato criminale, un assassino! Maraviglia, quanta parola, figa! Prego? Dice che ha assiso, pucunato, capasato! A capasala? Pucunato, capasato! A capasala è quello ospedale? No, capasala, stiso, capucunato, capasato! Ah, io non si capisce un cazzo, andiamo a luogo alla presa, Capasato, stiso, pucunato, capasato! Mi scusi? Capasato! A capasala? Mi scusi, come si chiama questa caposala? Ma che è un manicomio, chisto! Ah, caposala di un manicomio! No! Ma c'è un manicomio! Però non dire che sta caposala! Non lavora! Ah, non lavora? Ex caposala! Sta a casa! Non lavora, non c'è, non esista! Non è già, ha capasato quello bene, stiso, pucunato, capasato! Stiso, pucunato, capasato! Senta, provi a staccare i denti! Come li stacchi i denti? Non capisce chi sto! Dice lì uno che ha detto stiso, pucunato, capasato! E gli sembra la stessa cosa, lo dici pure mille volte, ma non si capisce! Capasato, culo pedo, culo tacca, la scarpa! La scarpa la capasala! No! La scarpa, tacca, pucunato, capasato, dice che ha pucunato... Chiuda la bocca, che te la bocca la merda! E allora, si può sapere! Pucunato, ammazzato, oh, stiso! Ammazzato, ma che hai capito? No, è un gioco! È un giocarillo! Credo! È un giocarillo bello! E lo hai? Lo ha squartato! Che hai fatto? Lo hai squartato! Lo ha fatto a pezzettini piccoli piccoli! Ma perché? Perché sì! Ma tu credi a tutto quello che dice la signorina, sì? E tu non ti dà. Il corpo non si troverà mai più! È andato al macero delle ossa! Ne faranno bottoni, come questi! Nick Spasiano? Camomilla, camomilla, la mia! Ma si può sapere realmente tu chi ne sei? Ma cominciamo per un capo! Tu una chinesina! Tu una chinesina! Posso comprare una vocale? Si può sapere realmente tu chi sei? Ah, parla italiano, calabrese non si capisce! Lo vorrei sapere pure io chi sono a questo punto. Non lo vedi lo sguardo assassino? Amabel. È vero, quella luce negli occhi, la camminata, il passo felpato, il padrino, gli intoccabili. Roberto De Niro. Veramente gli somigli un po'. Uguale. Lui è un vero boss. Altro che. Atto che. È il nipote del re di Mergellina. A chi si nipote? Tu capo? L'erede della zia Gianni. Gianni! Venuto in America per diventare il capo incontrastato della malavita. Mi ha fatto male. Lui è il re di New York. Lui! Sì, lui. Finalmente sei arrivato. Tu sei la nostra luce, il messia. Ringraziamo insieme alla Madonna tuo puttrutto e tuo rosario. E noi sta Madonna. A mia, ma fatta grazia mia. L'America aveva lui, bisogno chi di te. Cadere, che... Io adesso devo asimare. Ma che patrono, che schifo. Questa mi è l'occasione che tu mi stai aspettando adesso. Tutti devono sapere chi comanda qui ora. I portoricani, i cinesi, i cubani devono saperlo. Tutti devono saperlo. È arrivato il re di New York. Ma ti rendi conto? Questo adesso andrà in giro a dire che io sono un delinquente! E tu lascialo dire! Che lascio dire che sono un assassino, che sono un criminale io! Dai, adesso calmati, su! Ma hai sentito? Mi ha chiamato padrino! Meglio così, no? Ma che meglio così? Ma che ti... Ma sei tutto sudato, asciuga! Ma già asciugato sta ferma, che male però! Non la senti la tensione che... Mannaggia! Questa cosa si saprà anche in Italia. Io non ho mai avuto problemi con la legge. Sì, ho avuto problemi qualche volta con caro tenuto, ma erano problemi di altro peso che di là. Dai, vieni qui, che io ti pare. Neanche una contravvenzione per il divieto di sosta ho preso io, lo capisci? Sì, lo so. Sono un onesto cittadino, pago le tasse regolarmente. Vabbè, però adesso non ci devi pensare più. Come faccio a non pensarci più? Qui dentro è intrappolato Nick Spasiano, questo è un delinquente! Che cosa succederà quando uscirà? Ho pensato tutto io! Tu non devi pensare, tu sei pericoloso quando fai... Dai, fammi parlare adesso, su! Lascio, Dio mio!
Vuoi parlare? Sì. Ok. Fai capire pure a me quello che hai nella testolina, d'accordo? Ok. Intanto lasciamo credere a tutti che tu sei un boss. Ah, io un boss? Ma chi ci crede? Sì, così nemmeno Luke Cardillo avrà il coraggio di farsi vivo. Sei sicura? Sì. Oh, vabbè. E poi chiamiamo la polizia e facciamo arrestare il gangster che ti minacciava. Ehi, incomincia a piacermi, baby. Il tesoro rimarrà in mano nostra. Ah, nostra? Il locale sarà tuo. È mio. Ed io pure sarò tua. Se tu mi vuoi. Se io ti voglio? Mm-hmm. Ci dovrei anche riflettere un attimo, non è che... Senti, io ho riflettuto a fondo sulla faccenda. Io penso che... Ma se può fare? Cioè io dico yes, no? Cioè sì. I love you. Eh? I love you. Pure a me. Quanta mosca che ci sta. Ma vieni! A giacchiappare! La già fa aprire a tutti gli amici miei. Così non ci credono. Oh, dai! Ma che gli faccio alle donne io? A spesa la mattina. Eppure io questa ragazza... Appena l'ho vista, ho capito subito che c'era qualcosa di diverso in lei. Dai, voglio dire, non sembra una di quelle. Che schifo! Santo cielo! Ho baciato una escort. Chissà quanti uomini avrà avuto. Chissà quanti ne ha baciati. Chissà che malattia mi veniva. Un whisky è disinfettante, no? Mannaggia. La devo smettere di buttarmi ovunque con chiunque, mannaggia. Con chiunque. Mia madre me lo diceva sempre, attenta a quelle donne, fanno le malattie. Io la prima che ha cicchiappato lo tuffo, ci fatto. Facevo broche, brufor, mamma dai. No, mamma te lo deve dire, perché tu sei fessa, mamma. Mia madre lo diceva sempre che ero fesso. Pure papà diceva che ero fesso. Ora che sono fesso e non me ne sono accorto. Ehi. Non esageriamo, eh. Ok, avrà avuto un sacco di uomini. Ne avrà baciati tantissimi. Ma l'ha fatto per lavoro. Con me è stato diverso. Si sentiva che il mio era un bacio vero. Che schifo! Sta niente a fare, non ce la facciamo. Siamo troppo bigotti, siamo ristretti mentalmente. Il discorso è che noi non dovremmo mai sapere che la nostra donna è già stata con un altro. Non sia mai! Questa cosa ci distrugge internamente. Guarda, Luca, chi è sto Luca? Un mio fidanzatino di quando eravamo ragazzini. Ah, perché c'è stato uno prima di me? Oh, dai, eravamo bambini, non abbiamo fatto niente. Ecco, però qui avrei balzato tutti e due. Oh, Luca era un bambino, i bambini sono chiusi tutti qua. Sono curioso, vanno toccare. Ma dai, eravamo dei fanciulli, non abbiamo fatto niente. E che era, amore platonico? Vabbè, dai, basta. L'abbiamo fatto solo una volta, in macchina. Ma cosa vuoi che si fa in macchina? Cosa fai in macchina? Hai capito? C'è gente che in macchina si è fatta in un'estate e famiglia. Ha concepito il primogenito, il secondogenito e pure qualche figlia stramacchia. C'è gente che l'ha fatto solo in macchina. Figliammi, e che tenevi i soldi all'albergo io? Il sabato sera sulla piazzola dell'autostrada non volevo sapere niente. Ero il primo ad arrivare.
Alle 2 del pomeriggio già stavo là sotto, solo, ma già stavo là. Oh, prima. Mettevo un giornale che manco migliore in bianchino, potevi mettere una carta da parata così. Non si capiva niente. Non si sapeva più se fuori era giorno o era notte. A un certo punto veniva avvertita una sensazione ondulatoria e sussultoria, ondulatoria e sussultoria. Cioè, tesoro, amore, stiamo salendo in paradiso. Diciamo, scendi, stiamo con pochi arretrezzi. Che figura di merda. Ma arrivava la multa fino a casa. Atti osceni in luogo pubblico. Meno male che mia madre dislessica leggeva fatto osceni in luogo pubblico. Cioè, ma che ne sai, mamma, che ne sai. Giustamente le donne ci accusano. Perché voi uomini potete raccontare liberamente le vostre storie precedenti e a noi donne questo non è concesso? Perché è così? Perché l'uomo è uomo. Perché l'uomo è cacciatore e la donna ti ha stazzito! Ma come si mastronzano i uomini? Sì, perché per una donna è normale che il suo uomo ha avuto altre storie precedentemente. L'uomo non lo ammette, non ce la fa, se incazza. La donna anche in questo è superiore a noi uomini. E poi dicono che la donna è il sesso debole. Non facideci. L'uomo è sesso debole. E quando è debole, quando può fare tutto il macumba che vuoi tu, quando è debole, quando sei piazzato sulle 6:30, può far arrivare a mezzogiorno su a manetti. Mai un uomo ammetterà che la sua donna è già stata con un altro, non lo vogliamo sapere e non sia mai lo veniamo a sapere, non viviamo più, vogliamo sapere tutto di quell'uomo, chi è, dove abita, che numero di scarpe porta, che si mangi un latte a mattina, quanto tempo durava, più di me, meno di me, c'era più grosso di me, più piccolo di me, tutto dobbiamo sapere, perché il dramma di noi uomini è l'unicità, l'uomo vuole essere l'unico e la donna lo ha capito. E come in tutte le altre cose della vita, ce lo dà proprio come lo vogliamo noi. Amore, è vero, ho avuto un sacco di uomini nella mia vita. Oh, ho fatto l'amore con tutti. Ma come fai l'amore tu? Non lo fa nessuno. E noi ci crediamo! Mamma mia, come si mastrunze! Devo fare il boss. E la parola, va là a fu' boss, no? Un boss, se ne beve 5 di questo al giorno, ma non ci brucio lo stomaco. Ma come fanno i boss a fare boss? Ma avessi detto fa bossi. E che ci vuoi? Ti metti là, amici della patana, ce l'ho duro. La patana dura è facile. Qua bisogna essere duro. Colto bandiera ha detto che somiglio un po' a Robert De Niro. Ehi, sei tutto ghiaccio a distintivo, ok? Non sei niente, ok? Ehi, non sei niente, ok? Ehi, capo! Ehi. Robert De Niro, uguale! Wow, Frank Califano, dall'è qua! Capo, adesso che Nick Spasiano è nelle Asole! Dove sta Nick Spasiano? Nelle Asole, i bottoni! Mi stai scemo, fate i bottoni! Mi sono permesso di portarti un pensierino! Chi sono ste due con ciuma ciuma in bocca? Il bottino di guerra! Bottino? Anzi, le bottane di guerra! Le bottane! È una battuta! Adesso le ragazze sono nostre, qua c'ha mia e qua c'ha tia! Quattro! Oggi due, domani ti porto le altre due! Quattro, due stanno là, sei, sta diventando un bordello sto posto. Capo, ma adesso le devi maltrattare, le devi sottomettere, capo. Ma da volta sta caposala, ma chi è sta caposala? Ma contrattare, caposala, con lo pedo, tacca, scarpa. Le devi maltrattare. Trattale male. Trattale male. Hi. Sono fatto male da solo, non ho fatto niente, Non l'ho neanche sfiorato, ti giuro. Le devi maltrattare, le devi trattare male. Ma come le maltratti se non le conosco neanche? Ma la conoscono a tia. A chi conoscono? A tia.
Chi è stutia? Tu sei il re di New York. Come sono belle, vanno insieme. Gli sfizi sembrano qui, qua, qua. Senza qua. E chi non mi conosce a me grazie a te? Tutti ti conoscono, capo. Sei sulla bocca di tutti. Ma proprio tutti. Ma proprio tutti, tutti! La vicina che c'è che lui c'è a te, eh! Ok, sboffa. Adesso, pupe, voi dovete stare qua. Dovete stare zitte finché non lo dico io, ok? Ok. È uno schiaffone, eh? Lo faccio ingoiare o ciupa ciupa? Meno che un calabrese capisce niente qua. Mo esce mia sorella calabrese. Quando ci state resta non fate mai... Ok. Ci rimettiamo tutti e tre, eh? In presenza di Teresa non vi dovete muovere, dovete stare zitti, neanche fiatare. Chi è Teresa? La maitresse? La maitresse! Ah! Mi stavo affogando! No, no, non la devi affogare, ci servono! No, lei stava affogando a me! Come Teresa la maitresse? Teresa la maitresse! Brava! Teresa la maitresse, voi avete paura della maitresse. Quindi quando c'è Teresa qui... Dovete stare zitta! Ma noi abbiamo la bocca cucita! Che schifo! Mi ha messo un dito in bocca! Non ti deve preoccupare, le ragazze sanno stare al loro posto. Beh, non vi muovete da posto a posto, sennò chiamo Bidelli. Deformazione professionale. Vedo che hai messo tutti in riga, padrino. È lei, Teresa? Lei è la pupa del capo! Ma allora chi è Teresa? Io sono Teresa! Mamma lo Carmana! Sono la sorella del re di New York. Ed io sono la donna del re di New York. Noi siamo le donne del re di New York. Siamo tutte le donne del re di New York. Io sono così bella, casa mia. Guarda che cosa. Dai, 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 dai. Ancheggiando su e giù per la città, tra la Quinta Avenue a Central Park, fischiettando un motivo blues quasi tendente al jazz. Le donne con gli occhi mi dicono: oh, baby, che musica. Ok, pupe, mi è piaciuto. Adesso tutto di là, ok? Andiamo. Chi è stato?
Domani verrete accompagnati da vostri genitori. Sta zazzoso che coscia forte. Ma che hai capito, Teresa? Che hai capito? Non ti preoccupare, Carmellini mi ha spiegato tutta la situazione. Carmellini? Chi si azzecca Carmellini? Carmellini! Ma che gli hai detto a mia sorella? Che siamo una banda! Una banda! Sì, ma una banda sì! Ma che dai detto sto Carmellini? Il fatto di Nick Spasiano. E allora? Ma come? Quel bell'uomo l'hai fatto diventare bottone. Ma quali bottone? La rivoluzione! Capo, avveni subito con me, fuori sta succedendo di tutto. Kate, non posso parlare con te, ma c'è parlo con mia sorella. No, capo, fuori sta succedendo la rivoluzione. Sì, ne parliamo dopo, c'è parlo con mia sorella. Non fuori è diventata la rivoluzione! Ah, c'è la rivoluzione, te la vedi tu, vai! Rivoluzione? Sì, ma se la vede lui, tranquillo. È una parola! Perché? Vuoi che ci vada lui? Io! Ma certo, è il capo! Sì, ma se lui va là fuori, sai che fa? Una strage! Voglio, è meglio un vago proprio là fuori. No. Troppo rumore. Poi la polizia sente la puzza e ci mette il naso. No, non facciamo sentire la puzza. No, noi spuzziamo il deodorante. Stai zitto, capo! Capo, non ti preoccupare. Siamo soci? Ci vado io. Siamo soci. Bravo, vai tu, vai. Tere, ma che hai capito? Ma dai, lasciala fare. Ma che lascia la fare? Ma che hai capito tu? Ma dove teniva nascosto sto coraggio tu? Ma dove teniva nascosto sto vestito tu? I cinesi vogliono parlare con il re di New York. I cinesi vogliono parlare con me? E certo, ora tu sei il capo. Tu sei il boss. Non posso parlare con i cinesi. Se lo so, vogliono mettere le bancarelle fuori al locale, hanno fastidi pazzi, capito? Questi mi ammazzano. Già, ma ora tu sei il capo, no? Quindi ci mandi lui. Ok, ehi, hey, parlaci tu con i cinesi, ok? Io? Perché ci vado il suo capo, bello. Copa! Ma tieni qualche cosa contro i cinesi? Non hai niente contro i cinesi, che non parli cinese, capito? Ma non lo parli cinese. Perché tu parli cinese? Guantong. Tolonghi a Guantong. I russi! I russi vogliono parlare con il re di New York. I russi sono grossi. Già, ma tu chi sei? Il capo. E quindi? Ci mando lui. Sì. Ehi, parlaci tu con i russi, ok? Io. Ehi. Allora, ne capisci, sono con capo, non parlo con nessuno. Coppa! Ma manco che i russi vuoi parlare? Fatti gli affari tuoi, perché parlo russo io. Ma non lo parli russo? No, perché tu parlo russo. No, però mi bevo la vodka. Tonto chi ha la vodka a te? Capo! Che re, pure gli esqui miei sono a parlare con me. Lucca Cardillo. L'ippopotamo Teresa, l'ippopotamo. Capo, non ti preoccupare. Siamo soci, ci parlo io. Siamo bravo. Soci. Bravo! Sentito, siamo soci, l'ha detto lui, siamo una società. Lo dico sempre io, che si fanno a fare le società quando poi non si limitano le responsabilità? Siamo una società a responsabilità limitata. Siamo una SRL noi. Giusto. Ehi, sono venuto a salutare il nuovo boss. Dove è il re di New York? Non l'abbiamo visto proprio. Batte, coraggio, vieni qua, fatti abbracciare. Dai, Biancio, abbraccia. Che ci abbraccia? Abbraccialo. Ma che ho comprato i suoi che ci abbraccia? Mannaggia, capato. Ehi. Ma lo sai che dall'ultima volta che ci siamo visti le tue quotazioni sono volate alle stelle? Le ho viste tutte quante, le ho stelle. Coraggio, fatti abbracciare di nuovo. Che abbraccia? E che abbracciamo sempre, qua? Ti abbraccio io, ok? Fermo così. Ti abbraccio io. Ma non ha fatto neanche un po' di rumore. Mi è scesa la punta tendere. Ma lo sai che a New York si parla solo di te? Ma a New York la gente è pettegola, lo sai, no? Questo mi ammazza. Stai tranquillo. Questo mi ammazza, mannaggia, capatore. Ho saputo che hai fatto fuori Nick Spasiano. Sì. Ma tu sei scesa? Sì. L'ho fatto fuori, ok? Che c'hai? Te l'osso tost. Bravo, sono contento. Per lui è stato un gioco da ragazzi, signor Cardillo. Cardillo, no! È mia sorella! Uoso, stiamo ammuccando a Sorma! Ma perché non lo fai, è fatta tua, tu? Vai subito, immediatamente! Subito a parte coppa, mamma! Sta zazzoso che coscia fa! Prima la bocca! Muori! Ho dovuto fare un cazziatone. Lo devono capire, queste sono cose di uomini. Giusto! Poi,
Queste sono cose per uomini duri, spietati, violenti. Uomini con le palle, tu mi capisci, vero? E di uomini con le palle qua dentro io ne vedo soltanto due. Io e tu. Eppure stavano qua! È simpatico Gardin! Io ho detto una cosa, un bacio Gardin a voi! Stavano qua! Basta scherzare ora! Ok! Parliamo seriamente da boss a boss. Da boss a boss? Sì. Boss, ma posso mandare via le pupe? No, 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 le pupe restano. Ok, senti, facciamo che mando via solo questa. No, 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 questa resta, manda via l'altra. Ehi, fammi mandare via questa che no, è meglio. No, questa sta bene dove è sta. C'ha le cosce da fuori. Stanno bene come via stanno. Via bronchite no, che... No, non ti preoccupare. Fammi mandare via... questa resta qui! Ok, ok, ho con moglie del zizzo. Allora, siamo sempre una banda? Yeah. E cosa? No, è innocuo, i carmellini... Piglio piccone, dammi un occhio. Nick Spasiano, eh? Scina logongo. Me lo diceva sempre zio Johnny. Scina logongo. Sta lontano da quello. Scina logongo, stai lontano da quello, lo diceva sempre anche zio Johnny. Sta zozzosa, già fa una faccia tanto. Vatti a mettere un pantalone, subito! Mori! Piange il Cardillo, ma io non ce l'avevo con lei. Ce l'avevo con mia sorella, quella zezzosa. Si mette le cosce di fuori, si sente una gnocca, lo capisce? Grazie. No, lo tenga. E se poi si ricommuove, come fa? Ho il mio. Ah, c'è il suo. Zio Johnny. Zio Johnny. Un maestro. No, anche lui. Te ne sei sentito? Zio Johnny era un maestro. Come me. Siamo di famiglia. E che cosa insegnava zio Johnny? Lui. La storia. E la geografia. I ragazzi lo adoravano tutti. E certo. Tutti. Tutti, tranne uno. La pecora nera c'è sta sempre, mi tengo a caro tenuto. Quindi non è un bambino, un bandito, un zuzzuzzo. Ma Nick l'ha pagata. E sei stato tu a fargliela pagare. Io? Sì. E che non posso fare la stessa cosa con caro tenuto, capisci? Ma chi è questo caro tenuto? Ci penso io. Ma che capisci, chi si mangia pure a te, caro tenuto? Sai come ci piace l'ippopotamo in coppa a braccia una udata e una girata? O metti vicino ai peperoni posto nel cotoletto fa un muzzo. Beh, lasciamo perdere caro tenuto. Hai capito, eh? Ormai siamo soci, no? Qua la mano! Qua la mano! Qua la mano! Ma qua la mano! È che non posso fare la società con te. Perché? Perché ho già un socio, fratello. E chi è? Si chiama Colt Bandiera, ok? Che c'è, non te l'aspettavi, fratello? Colt Bandiera! Ehi, vieni là, stato sì. Ma chi? L'ex di Nick? L'ex di Nick, proprio lui. Ma lui adesso sta con me. L'ho appena incontrato qui fuori, spiaccicato su un furgone. Ehi, lui sta con me, ok? No, lui sta con me. No, lui sta con me, ok? No, lui sta sempre con più forte, ok? Hey, Luke! Capo, fuori tutto ok? Colt Bandiera. Ho raccolto la colta. Zitto. Imbecille. Colt Bandiera, tu sei un volta bandiera.
Chi ne picciò cade nei governi, ne fanno i ribaltoni, sto capallone di merda. Lascialo perdere. Oh, piuttosto tira fuori il malloppo, così ce lo dividiamo e andiamo via. Che devo fare? Ho detto tira fuori il malloppo, così ce lo dividiamo e andiamo via. E che devo fare? Ho detto tira fuori il malloppo, così ce lo dividiamo e andiamo via. Ho capito che devo fare. E allora fallo. Ma non ho capito che devo fare. Hai capito o non l'hai ho capito? Ho capito che devo fare. E allora se l'hai capito. Mannaggia. La rapina al furgone portavalori della Federal Bank l'organizzò zio Johnny Bonanima. Oh, erano santo zio Johnny. Rapina, furto, prostituzione. E capite lì? Ci mancava solo che faceva scippa a forcella, zio Johnny. Ma fummo io e Nick ad assaltare il furgone e a portare via i lingotti d'oro che zio Johnny nascose qua. I lingotti d'oro? Certo. Adesso che le cose si sono chiarite possiamo dividerci il bottino, dai, vai a prendere i soldi. Non ti appoggiare, sono di cristallo, si rompe, è un peccato. Tira fuori i soldi. Non ne ho i soldi. Caccia fuori il bottino. Vengo da Napoli, non sono io di qua. Io e Nick abbiamo rischiato la galera per quei soldi. Perché te la prendi quei come... soldi sono i miei. Ho capito. Tu me li devi dare. E perché? Sono io, i miei. Io non ho i tuoi soldi. Io li voglio. Hai capito? Io li voglio. Tutto quello che direte potrà essere usato contro di voi seduto. Voglio parlare con il mio avvocato. Chiamatemi l'avvocato presto, presto? Certo, adesso andiamo a prendere anche lui. Oh, ce n'è stato un grattacielo alto così! È il tesoro di zio Johnny. Giù le mani dal tesoro. Giù le mani dal tesoro, ve le ciongo quelle mani. Che c'è, piccolo? Che stavate soli, soli, a freddo e gelo. Ne viene in una da... Caffredo. Giù le mani da tesoro, Giù le mani da tesoro. Mi è successo qualcosa? Forza, andiamo. Calma, calma, calma. Avete preso un granchio e poi state violando i miei diritti. Io sono venuto qua a salutare il mio amico Montemarano. Amico, signori, ma chi lo conosce? È la prima volta che vedo un uccello da vicino, fa pure impressione. Ehi, non scherzare con me. I tuoi diritti è questo. Lo pago io, bella. Non scherzare con me. Se capite, ci pagavo solo che faceva scippa a forcella, zio Johnny. Ma fummo io e Nick ad assaltare il furgone e a portare via i lingotti d'oro che zio Johnny nascose qua. I lingotti d'oro? C'è il registratore nella bottiglia. Meno male mi sono bevuto whisky, se non mi avevo registrato. Sei tu? È la tua voce? No! Non è la mia voce! Ma da chi? Questa è la mia voce! E come? Ce l'ho così fin da bambino! Forse andiamo! Infatti mi confondevano sempre con mia sorella! Poi finalmente lei si è tagliata i baffetti! E allora ce l'ho distinto un'altra volta! Pegnolino, ma distinto i baffetti! Andiamo! Montemarano, torno. Sta casa aspetta a te. Arrivederci, Nick. Ehi, de spezze cosce. Portateli tutti sul furgone. Vi raggiungo dopo in centrale. Tranquilla, capo. Capo. Ecco perché c'era sempre il furgone qua davanti. Ah, maledizione del furgone. Ma vai tranquilla. Pure Carmellini era agente federale. E questa sembrava una mezza scema e una poliziotta. Che emozione però, Ma c'è sta pure la televisione. Signorina, si prende in Italia? Biagio, mi devo truccare. La smetti, sì o no? Non credi che sia arrivato il momento di darmi qualche spiegazione? Sì. Noi conoscevamo tutti i traffici dello zio Johnny. Ma il nostro vero obiettivo era quello di recuperare il bottino della rapina al furgone. Il tesoro di zio John. L'oro della Federal Bank. Che adesso verrà posto tutto sotto sequestro, immagino. Pure il locale. Soprattutto, sono beni appartenenti ad organizzazioni criminali che io sono riuscita a sgominare. Grazie a me! Scusa? Prego. Non ci posso credere. Mi hai usato come esca. Anzi, ci hai usato come esca. Mi metto un pantalone, già fa una faccia da andati. No, voi avete contribuito al ritrovamento dell'oro. Abbiamo fatto una cosa buona. Abbiamo fatto una cosa buona. Ma chi sa dove tu? E se ci stanno le telecamere? Ma quali telecamere, che spezza le telecamere?
Hai capito che abbiamo perso tutto? Tutto abbiamo perso. Che peccato. Credevo di aver trovato un tesoro. E invece... Beh, dipende dai punti di vista. Tesoro. Oh. A voi le voci stanno tesori e tesori, no? Mi dispiace tanto per tutto quello che hai perso. Avrò perso un tesoro, ma forse ne ho trovato uno ancora più importante. Ma omenaggia io. Ma sei bambinizza. Peccato che non potrete incassare nemmeno la ricompensa. Perché c'è una ricompensa, signorina? Sì, ma che? Non te ne stavi andando tu? Che c'entra per capire? Spegnete le telecamere. Ma non stanno sti telecamere. Signorina, dite tutto a me. Sì, certo, c'è una ricompensa per chi trovava l'oro. E non si può fare niente per averlo lo stesso. Sì, ma parliamo con una persona per qualche raccomandazione. Ci dobbiamo far riconoscere anche in America, sì? Fammi fare a me. Fammi fare a me, povero italiano. Povero. Datemi il telefono di questo signore FBI che ci parla proprio io personalmente. Tu non sai neanche chi è l'FBI. Avevo telefonato al signor FBI, che figura di merda, ma fai fa! La legge non consente di trarre profitti dai propri crimini. Ma noi non abbiamo commesso nessun crimine. Voi no, ma lo zio Johnny sì. E l'area furtiva è stata ritrovata in questo locale che voi avete ereditato firmando i documenti. Io non li ho consegnati i documenti. Innaggia, firmate proprio. Cioè, se io non ho firmato, il locale non è nostro. Certo. Oi? Quindi non siamo implicati nelle storie di zio Johnny. No. Oi? Quindi possiamo anche riscuotare ricompensa. Sì. Oi? Quanto sarebbe? Eleganza! Eleganza! Quanto sarebbe questa ricompensa? Il 10% del valore dell'area furtiva. E quanto è area furtiva? 70 milioni di dollari. Quindi a noi ci spettano? 7 milioni di dollari. Teresa? Allora, Teresa? Guardate qui, Teresa! Mamma mia! Pare che ne hai mai visto 7 milioni di dollari in un'acqua! Ghiaccio! Fai la divisione! Quale divisione? Diviso due! Perché diviso due? Perché tu chi sei? Tua sorella! Ah, mo sei mia sorella! Quando hai fatto l'assegno non eri mia sorella! Te ne sei chiamata a parte no! Non ti perdono, mi dispiace! Non ti perdono, vuoi i soldi? Stanno là i tuoi soldi, vai! Che mi vai a contare una buona nata! Conta! 7 milioni di dollari! Grazie di cuore. Noi qua vi raccontiamo una favola, la favola dello zio d'America miliardario, uno zio che tutti vorremmo avere. Uno zio mai visto, mai sentito, mai contattato, mai un fastidio ce l'ha da sto zio d'America. E poi arriva una notizia straordinaria, un'eredità miliardaria che può cambiare la tua vita da così a così. Un bacio di sci.
Lo zio d'America non esiste. L'unico vero zio d'America è il nostro posto di lavoro. Chi utena? Chi non utena? Manca un suon ci appare un zio d'America. Buonanotte a tutti. Le donne del re di New York, Antonella Elia, Teresa del Vecchio. Grazie. Gli uomini del re di New York, Antonio Conte, Giorgio Galotti, Paolo Bonanni e Nicola Cunzo. Grazie. Per la gioia dei maschietti, il corpo di ballo, anzi i corpi di ballo del re di New York, Loretta, Betta, Bianca e Giusy. Guardate che corpi, mamro carmelo, com'è bella sta catred, svelo tutto porte Napoli, grazie, vi vogliamo bene, auf Wiedersehen, Sandburg, ciao!